Amiche e amici del football americano in Italia, benvenuti dalla casa del football milanese. Velodromo Vigorelli pronto ad accogliere Guelfi Firenze e Rhinos Milano per una partita ricca di contenuti sportivi, contenuti di classifica, e non vedo l'ora di affrontarli tutti insieme al mio compagno in cabina oggi, Matteo Pella. Ciao Matteo. Ciao Alberto, benvenuti a tutti voi appassionati. Questa è una partita che per una delle due squadre ha già il sapore, io direi sapore di stazione, perché siamo qua al Vigorelli, ma è la stazione del Vigorelli dove sta passando l'ultimo treno per poter provare a salire sul carrozzone dei playoff per i Rhinos Milano, che sono in piena corsa di una stagione con tanti punti di domanda e con tanti cosa sarebbe successo se, come si sarebbe, dove sarebbero adesso i Rhinos se, e quei se sono spesso collegati a pochi punti che li hanno visti soccombere in partite che sembravano aver avuto nelle mani, ma che hanno sprecato via via, dilapidando vittorie che sarebbero state fondamentali per non trovarsi oggi con le spalle al muro, costretti a vincere. Ed è proprio così, quando parlavamo, Matteo, di tanti contenuti effettivamente per parlare dei modi che hanno trovato i Rhinos per farsi del male nel corso di questa stagione, probabilmente una cronaca intera non basterebbe, però ci sono anche tanti contenuti positivi a livello tecnico, a livello di qualità espressa in campo. Il tempo per guardare insieme c'è e non manca. Non è l'ultimo treno invece per i Guelfi Firenze, Matteo, che hanno iniziato la stagione un pochino zoppicando. Devo dire che anche nel proseguo della stessa non hanno mai mostrato quella fiamma, quella brillantezza a cui ci avevano abituato negli ultimi due anni. Poi però vai a vedere il record e, tolta la melmosa sconfitta nella prima uscita stagionale contro gli Scorpions Varese, il ruolino di marcia è stato perfetto. Solo vittorie, non solo in campo italiano ma anche in campo europeo, perché i Guelfi arrivano da una ottima vittoria per 37-27 contro i Vukovi Belgrad, che forse ha mostrato per la prima volta in stagione il vero volto di Guelfi contro un avversario di caratura europea. Allora, dico la mia sui Guelfi, poi non se ne abbiano i tifosi della squadra fiorentina, anche perché spesso le mie sentenze o le affermazioni che sono come tali poi giocano in realtà in favore della squadra che magari metto sotto analisi. Cosa voglio dire dei Guelfi? Sicuramente sono una squadra che rispetto all'anno scorso ha presentato qualche problema all'ingresso di questo campionato, che si è poi manifestato con delle prestazioni che non hanno convinto, che non mi hanno convinto, e continuo, intanto vediamo l'ingresso in campo proprio dei Guelfi, non mi hanno convinto del tutto, però la classifica parla chiaro. Pur essendo una squadra che non mi ha convinto, sono una squadra che ha vinto le partite che doveva vincere e che si trova in pieno controllo del loro destino con l'obiettivo playoff. L'esatto opposto dei Rhinos, che hanno fatto vedere delle cose a tratti molto interessanti, molto intriganti, grandi possibilità, grande potenziale, però poi inespresso quando si va a guardare la casella delle vittorie. Vediamo oggi di che pasta sono fatti. I Rhinos, voglio lanciarti questo tema, arrivano sostanzialmente da un lunghissimo periodo di bye week, non giocano praticamente dal 6 di aprile contro i Dolphins Ancona proprio su questo campo, partita che contro la prima della classe, la squadra che sembra meglio organizzata quest'anno, hanno rischiato di poter controllare e hanno perso sostanzialmente solo per errori in fase di special team. Special team in tutte le salse, sia dei calci a favore, sia dei ritorni avversari, insomma tante cose da sistemare nel reparto special team. Attacco e difesa invece sono sembrati molto molto ben diretti e molto capaci di impattare la partita, mentre vediamo i Rhinos che si preparano a fare il loro ingresso in campo. Parleremo anche delle modifiche nel coaching staff, che non sono cosa nuova, ma che sicuramente dopo un periodo di riposo così lungo hanno avuto occasione di far vedere ancora di più l'impatto su questa squadra, che si appresta ora ad entrare in campo, direi, sulle note di I'm Shipping Up to Boston, come è solito per la squadra di casa. Eh sì, storica canzone di ingresso per i padroni di casa. Ogni squadra ha il suo inno non ufficiale che li accompagna nell'ingresso in campo, che vede in questa giornata anche un po' di fumo nero-arancio che adorna il Vigorelli, baciato da un sole. Una giornata perfetta per il football, è una frase di cui abusiamo perché ci piace scherzare anche quando si gioca magari sotto una pioggia torrenziale, è comunque una giornata perfetta per il football, ma oggi 22 gradi, assenza di vento, umidità praticamente inesistente, le squadre non hanno scuse per non dare il 200% sul manto del Vigorelli.
E nel caso di abusarne, perché non abbiamo avuto occasione di parlarne troppo spesso, in una stagione segnata soprattutto al nord Italia da tempo infausto, vi ricordate, abbiamo già menzionato la partita tra Firenze e Varese, ma ce ne sono tante altre. Qui il tempo è perfetto, l'atmosfera è delle migliori e i Rhino sono pronti a giocarsi il tutto per tutto contro il vice campione in carica. Un pochettino di insider information dallo spogliatoio dei Rhinos, che grazie appunto a questo lunghissimo bye recuperano giocatori che erano fuori organico. Banfi per due giornate di squalifica scontate e ora rientra Ghillè, rientra anche lui da un infortunio, ma soprattutto rientra Romello Bentley, il dual passport player che da tanto mancava in organico ai Rhinos. Avevano cercato di supplire la sua mancanza ingaggiando momentaneamente Nicolas Supa, linebacker, che ha fatto il suo, ma nel disegno di squadra iniziale è chiaro che un giocatore come Romello Bentley è molto più efficace e molto più utilizzabile. 4 settimane per coach Brian Pariani, 4 anelli Super Bowl sulle sue dita nella sua carriera NFL. Dicevo, coach Pariani ha messo letteralmente alla frusta sia i giocatori che gli allenatori e ha cercato di trasferire un po', oltre che del suo know-how footballistico, passatemi il termine, anche della sua mentalità e della disciplina che serve per vincere partite come queste quando non hai scelta. C'è un linguaggio del football che si parla a tutte le latitudini, in tutte le categorie. Sicuramente coach Pariani, al netto del clamoroso palmarès che hai menzionato tu, è uno che il football lo ha visto, lo ha allenato in tutte le salse, sicuramente sia dal punto di vista tattico, ma come dicevi tu, probabilmente ancora di più dal punto di vista mentale, può dare qualcosa a una squadra che troppe volte è stata la stessa ragione delle sue sconfitte, che quindi deve migliorare su quei piccoli aspetti, limare quei piccoli aspetti che finora non è riuscita a limare. Capitani, intanto pronti per classici saluti e per il contos che ci dirà chi delle due squadre andrà a calciare. Lo ricordavamo, Matteo, grandi problemi in fase di copertura dei kick-off e dei punt per Milano, che contro Ancona ha permesso a Teo Flamini di mettere ha referto una prestazione veramente da consegnare ai posteri, da raccontare ai nipotini, per quanto è riuscito a falciare dentro la copertura del kick-off dei Rhinos. Sicuramente questo è un aspetto che andrà tenuto d'occhio, Matteo, detto che anche i Guelfi comunque qualche problema più nei field goal, penso alla partita contro Torino, sì, lo vero, hanno mostrato. Vero. E vuoi dare magari qualche un overview sulla situazione di spogliatoio e infermeria dei Guelfi, che mi sembra non abbiano pagato un particolare dazio dopo una partita che si aspettava particolarmente fisica. Hanno vinto il sorteggio e hanno scelto di scegliere nel secondo tempo. Nel frattempo, come avete sentito a volume molto molto alto, l'arbitro Guelfi ci ha dato in l'esito del coin toss, che vede quindi i Rhinos calciare il primo pallone e i Guelfi partire per la prima volta in attacco. Dicevamo, Matteo, è vero, ma anche perché c'è stata una pianificazione intelligente, rischiosa, anche perché contro Torino sono stati diversi effettivi, tra cui Giacomo Insom ad esempio, che poi è stato fantastico contro Belgrado, lasciati ai box, quindi gestione ottima che vede i Guelfi privi praticamente solo del solo Mibel, la Bella, che ha giocato solo 3 partite quest'anno, quindi ha avuto qualche problema l'import americano. Ci sarà invece De Luca, ci saranno tanti giocatori italiani d'impatto per questa squadra che adesso si appresta a scendere in campo, tornando al Vigorelli contro i Rhinos, Matteo, dopo una partita scintillante che tu hai commentato insieme al nostro amico Matteo Pasquini l'anno scorso, un 60-24 mamma mia, in favore dei Guelfi, di cui parleremo perché ci sono anche note positive, se vogliamo, i Rhinos in quella che comunque fu una sconfitta devastante, contro però, va detto, la miglior versione dei Guelfi, quella versione che forse troveremo oggi ma che non si è ancora vista perfettamente fino a questo momento. Eh sì, i Guelfi oggi devono dirci di che pasta sono fatti e soprattutto devono mandare un messaggio alle loro prossime avversarie. Hanno davanti a loro un piccolo tour de force perché avranno i quarti finale della CFL che li vedrà andare in Austria e poi incontreranno in rapida sequenza Dolphins Ancona e Panthers Parma, le altre squadre di fascia di alta classifica, escludendo momentaneamente gli Scorpions Varese, che vedremo domani contro i Dolphins Ancona. Siamo pronti, qui testa al Vigorelli con Giacomo Sarra pronto a dare l'inizio a questa partita. Giacomo Casati nel backfield, pronto a ricevere il pallone nella end zone. No, dice, la palla non viene calciata su Casati, viene calciata su Milan, che cerca spazio, lo trova
sul lato destro, e direi, Matteo, che comunque i danni sono limitati se consideriamo le recenti esperienze con la copertura dei kick-off da parte dei Rhinos. Sì, Ville è andato al placcaggio, forse leggermente tardivo, più che discreta la posizione di partenza guadagnata da Minehan. Partiranno i Guelfi dalle loro 38 yard difensive. Qui sono già schierati fallo in campo personale. Rhinos, mentre il ref ci comunica un fallo personale. Andiamo a rivederlo, Matteo. 15 sul ritorno di Nibelli, punto di fine corsa. Forse era quel contatto che abbiamo visto all'inizio dell'azione di ritorno. Quindi si torna indietro. Firenze ripartirà più o meno da dove sarebbe partita avesse accettato un fair catch. Abbiamo schierata la difesa di Rhinos, Matteo, che è un'ottima difesa quest'anno. Ed era uno dei motivi, secondo me, di maggior fiducia, perché lo vedete con il numero 99, Claudio Nicola, mostruoso defensive lineman, ex Rhinos, poi ex Seaman, e ora di nuovo ex Rhinos, tornato con un impatto veramente devastante sul football italiano. Eh sì, sec leader per la squadra nero-arancio, e dall'altra parte sono le due squadre con più sec a statistica fino a questo momento del campionato. Si parte con una corsa centrale per Cosimo Casati, che sguscia molto bene. C'è bisogno di un eccellente intervento della secondaria, in particolare di Dustin Usenovic, l'ottimo import arrivato quest'anno ai Rhinos, efficace sia nella posizione di safety, Matteo, sia dalla posizione di rusher. Sono sicuro che vedremo portare il pallone soprattutto in zone di red zone per quanto riguarda l'attacco dei Rhinos. Eh sì, perché ha anche quella qualità Rhinos, che in questa azione difensiva hanno un po' congestionato il centro della linea, forse lì che si aspettavano la corsa di Casati, che era un'assumption anche abbastanza lecita, ma Casati ha trovato poi modo di percorrere una corsia esterna che l'ha portato alla chiusura del down. Empty backfield, palla di nuovo per Nibelli, coinvolto da Fimiani in questo inizio di partita. Catena che si muove, molto molto responsabilizzato quest'anno Fimiani, Matteo, soprattutto come passatore. I numeri non sono eccezionali fino a questo momento, però se si va oltre i numeri si vedono i suoi progressi come passatore puro. Secondo me ci sono tanti segnali incoraggianti per il numero 8 di Firenze. Ricordo, poi ti dico la mia. Tanto corsa di Casati centrale, viene atterrato dopo un piccolo guadagno. Va detto che è anche difficile commentarli i Guelfi, perché vanno sempre con il piede sull'acceleratore quando hanno il pallone in attacco. È difficile inserirsi per la seconda voce del sottoscritto, quindi a te. Per questa sneak che è coincidente con una flag lanciata dai ref, difficile capire per cosa, Matteo, non so che hai detto, lo sei so. Tu. Falsa partenza, attacco Guelfi, non si sono fermati per un secondo, 5 yard di penalità, terzo down. Troppo veloci i Guelfi, diciamo molto veloci, troppo veloci, non si sono settati nella posizione pre-snap per almeno un secondo, e questo dà luogo a una penalità da 5 yard, sarà un terzo e 6. E di nuovo formazione 4-1 con Fimiani che controlla con la sua linea protezione, un occhio inside line dalle coach Jeremy Mays. Qui si prendono tutto il tempo necessario giustamente i Guelfi, movimento di Casati che torna all'interno del backfield per non ricevere, ma fintare la recessione in end-off. La palla rimane ad Andrea Fimiani, che viene fermato. Secondo me, Matteo, siamo proprio al limite, potrebbe aver superato, ma veramente di poco, con questa corsa su terzo down. E viene già segnalato che c'è la chiusura del down, grande corsa di Fimiani. Sono già pronti sulla linea i Guelfi con la loro no huddle offense. Si riparte quindi con Fimiani efficace come passatore sul corto e anche come corridore a sbloccare questo scomodo terzo down, dove i Guelfi si erano già complicati la vita. Di nuovo Casati a liberare il backfield, finta di passaggio corto per Fimiani, la palla è lunga, non si capisce con Casati. Che opportunità per Matteo Faietti, perché qui c'era la classica finta di passaggio sul corto per poi andare sul lungo. Non si sono capiti i due. Non si sono capiti, è stato proprio un corto circuito e Faietti poteva effettivamente metterci le mani per un clamoroso intercetto. Secondo e 10 per i Guelfi. Secondo e 10, pressione portata dai Rhinos, la vede Fimiani, viene agganciato dalla gamba di un difensore dei Rhinos, direi involontario, non si può parlare di tripping perché mi sembrava proprio rivolto alla parte opposta. Fimiani ha percepito la pressione, ha cercato di evaderla, non è stato fortunato. Addirittura forse potrebbe aver anche incrociato con la gamba di un suo compagno di squadra che era ingaggiato con il D-lineman dei Rhinos, ma poco rileva perché si riparte con un terzo e 10. Si riparte con Ryan De Luca nel backfield e non Andrea Fimiani. De Luca rolla verso destra, poi scarica verso sinistra e Ungari
molto vicino all'intercetto, che è una rarità per un defensive lineman delle sue dimensioni. Hanno provato a fingere, lo vediamo anche dal replay, per poi andare verso sinistra. Non è andata bene, in un certo senso è andata bene perché non è arrivato l'intercetto. Matteo, però, fisicamente imponente Ongari, ma agile, soprattutto molto presente nella lettura di quella che poteva essere l'opzione di Ryan De Luca, e quindi ci sta il defletto, che è tutto frutto della giocata di Filippo Ongari, numero 92, schierato in questo frangente come difensore esterno, come defensive end, e costringe al punt il primo drive di questi Guelfi. Cosimo Camilli si appresta al punt, è un buon punt, traiettoria molto arcuata che viene ricevuta, c'è un tentativo di ritorno piuttosto promettente, ma è buona la copertura, direi ottima la copertura da parte dello special team di Firenze, che impedisce un guadagno più profondo da parte del numero 5 Riccardo Brambilla, e quindi si ripartirà con i Rhinos, che avranno parecchio campo da percorrere. Matteo, credo che al ritorno in realtà fosse il numero 8 Romel Bentley, redivivo, e avete visto quello di cui è capace, un ritorno che ha avuto un discreto guadagno su questo punt. I Rhinos ripartiranno dalle loro 29 yard e vediamo se si confermeranno i progressi dal punto di vista di impronta di gioco che avevamo visto contro i Dolphins ancora. Formazione aperta con due ricevitori per lato, e dovrebbe essere Bane Savoia dietro Hamish McClure, il quarterback dei Rhinos, che riceve, guarda verso sinistra, non trova nessuno, quindi parte per uno dei suoi numerosi scramble e dimostra, soprattutto se verrà confermata la ricezione, una discreta intesa con Bentley. Eh sì, Bentley qui ha veramente dissotterrato un pallone che sembrava destinato a finire per terra, e poi manda anche un bacio, non ho ben capito a chi Bentley, non so se era qualche fan sugli spalti o ai suoi compagni, ma fatto sta che i Rhinos muovono la catena. Inizio promettente con Bentley, che ora va a sbilanciare la formazione portandosi a sinistra con due compagni lungo la linea di scrimmage, solo Escobar invece a destra come ricevitore isolato. Bentley va invece, e non è una novità, a cercare Nicolò Pulcinelli. 49 ricezioni prima di questa partita, 50 con questa, quindi complimenti a Pulcinelli per il traguardo che ha raggiunto. Davvero una delle sorprese per quanto riguarda gli italiani, in particolare più positive di questa stagione. Se vi parli di intesa con Romelu Bentley, la vera intesa, la vera affinità elettiva che McClure ha trovato e consolidato a suon di ricezioni è proprio quella con il numero 4 Nicolò Pulcinelli, a tratti quasi noiosa la combo sull'asse McClure-Pulcinelli in alcune partite. Empty backfield, una novità del nuovo coaching staff dei Rhinos. Nessuno dei cinque ricevitori è libero e McClure ingoia il pallone. Arriva un sack da parte della potentissima linea difensiva di Firenze, che sarà sicuramente l'avversario scomodo piuttosto che il backfield della linea difensiva. Qui deve fare attenzione Milano oggi, Matteo. Eh sì, cinque ricevitori in traccia, ma nessuno riesce a guadagnare un po' di separazione dal proprio diretto avversario. McClure non riesce a effettuare nessuna lettura utile a liberarsi del pallone. Perdita di 4 yard per i Rhinos, che avranno quindi un terzo e lungo, terzo e 14. E terzo e lungo contro chiusi dalle piagge Safiano e Insom, non li augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Difficile qui per McClure trovare la giocata importante, ci prova con 4 ricevitori sulla destra, uno solo sulla sinistra, e lo scramble arriva proprio sulla sinistra. Bravo McClure in un primo momento, evita anche Ferrari, e poi esattamente sulle 50 si adagia. Questa è una situazione in cui si può considerare di andare per il quarto, Matteo. Sì, anche perché i Rhinos sono la squadra che ha il miglior coefficiente di trasformazione di quarti down, li tentano anche abbastanza spesso, hanno un 6 su 13 che li mette decisamente in cima alla classifica di questo aspetto, di questo frangente di gioco. E infatti invece tutta questa cosa per dimostrare, dire, aspettiamoci, cioè, invece scelgono di sorprendersi, ma anche questo può essere una volontà di rappresentare un cambio di stile dei Rhinos, un po' più prudente. Un po' più prudenti sullo 0-0, questo snap basso, arriva comunque il punt, c'è Ryan De Luca pronto a riceverlo dopo questo rimbalzo, si va per il punt, per il ritorno di punt. Bravo De Luca, in un primo momento evita le prime maglie arancio che gli si fanno incontro, si ferma all'altezza delle 40. Hai ragione, Matteo, qui prudenti i Rhinos, anche perché secondo me sulla scivolata di McClure gli arbitri sono stati un po' tirchi nel concedere i yard, un paio di yard indietro rispetto al posizionamento che mi sembrava in prima battuta.
Quindi si riparte dopo un nulla di fatto in entrambe le parti con l'attacco di Guelfi in campo. Può essere una chiave di lettura corretta la tua. Mi è sembrato invece su questo punt un po' rinunciatario il tentativo di placcaggio di Bertazzi, che forse aveva inteso che ci sarebbe stato un fair catch, credo senza motivo, e fatto sta che Ryan De Luca ha portato avanti il pallone fino alle 42 yard. Qui la palla va ancora per Casati, molto chiamato in causa dal suo coaching staff, con una formazione particolare che vede anche Bartoccioni alla sinistra del running back, che già era alla sinistra del quarterback. Bartoccioni è autore di un touchdown, uno dei touchdown della stagione lo scorso anno proprio su questo campo, proprio contro i Rhinos. Eh sì, memorabile la sua cavalcata. Palla per Casati, di nuovo il numero 32, e di nuovo una conversione di down. Superano le 50 yard, si portano in territorio avversario i Guelfi, che cercano molto questi scambi sul corto. Con Jordan Lunaquero un bel placcaggio dinamico, un ragazzo che in posizione di linebacker si è fatto notare quest'anno proveniente dai Demos, sicuramente c'è del materiale atletico interessante e con l'esperienza potrebbe essere un giocatore di buone prospettive. Qui la palla dalla stessa formazione arriva a Fimiani, bel movimento in linea da parte dei Guelfi, che non stanno correndo, sono comunque secondi dietro gli irraggiungibili Parma Panthers per yard guadagnata partita, però dicevamo all'inizio, Matteo, non hanno ancora ritrovato la stessa brillantezza nel gioco di corse. Qui molto disciplinato Fimiani a correre dietro ai suoi uomini di linea, scelgono di correre sul lato stretto del campo, fanno discreta guardia ai Rhinos, comunque 4 le yard guadagnate dai Guelfi. Di nuovo Bartoccioni alla sinistra di Casati, di nuovo snap per Fimiani, che ha opportunità sul profondo per Mibelli, c'è un grande intervento questa volta di Faieti. Buona lettura di Fimiani, Matteo, poi molto bravo anche il cornerback di Milano a farsi trovare pronto. Faieti ha tenuto contatto e posizione con il suo avversario e non si è fatto ingolosire, non cadendo in un possibile pass interference. Risultato 3rd and 6 per i Guelfi, partita che mi sembra giocata da due squadre sullo stesso livello in questa fase iniziale. Eh sì, si stanno annusando, stanno provando a testare i punti di debolezza all'avversario. Non c'è Mibelli intanto, che si è infortunato sul contatto con Faieti di poco fa. Entra Leonardo Pasquotto, tight end, su questo snap che non si gioca. Prevolano non una, non due, tre, quattro flag. Probabilmente sempre qualche problema a livello di partenza dell'azione, Matteo. Mi perdoneranno, adesso faccio una notazione simpatica, diciamo così, un po' di ironia. Quando offside, la chiamata è evidente, 92, sono tanti gli arbitri che lanciano le flag. Ci vuole un po' più coraggio magari a lanciarle quando la chiamata è di più difficile interpretazione. Ciò detto, non mi mettere mai al posto degli arbitri, che fanno un lavoro veramente veramente difficile nel gestire questo sport. E poi torna indietro, quindi 5 yard, questa volta sono i Rhinos a concederle. 3rd and 1. Va Fimiani sul profondo, palla leggermente lunga per il numero 14 Nicolò Formosa, autore di un touchdown contro Torino. Qui andiamo a rivederla, Matteo, perché c'è la possibilità di colpire. Palla lunga che mi porta a ragionare un pochettino sulle statistiche di lancio di Fimiani, che mi sembra sia entrato in questa partita con un 38 su 82 e che ci racconta della siamo però con un quarto e cortissimo. Impossibile che i Guelfi non giochino questa situazione, lo fanno con il loro personale pesantissimo, extra offensive lineman, step alto per Fimiani, bravissimo ad addomesticarlo e velocissimo a guadagnare l'angolo e a togliere le castagne dal fuoco ai Guelfi e anche a cadere rischiando di farsi male lungo la sideline. Eh sì, l'ultimo uomo che avrebbe dovuto fermarlo, Riccardo Restelli col numero 31, è stato bravo a non farsi ricciare all'interno dal uomo di difesa, però non aveva un angolo di pursuit, un angolo di rincorsa vantaggioso, e Fimiani è giocatore a cui non puoi concedere nulla quando lui mette i razzi nelle scarpe, chiude il down e si carica la squadra sulle spalle. Di nuovo questa formazione 4-1 sbilanciata sulla sinistra per i Guelfi, con Fimiani che riceve lo snap, scandaglia al campo, va di nuovo sul profondo, una via di mezzo tra De Luca e Formosa, nulla di fatto, si sarà un 2nd and 10. Dicevo, Fimiani quest'anno non può, tra virgolette, no, premessa, mi piace tantissimo come atleta, come ragazzo, un ragazzo che si prepara tantissimo, stima massima alla persona e al giocatore. Quest'anno, non avendo più Gerbino al suo fianco, fa fatica a, tra virgolette, nascondersi un po' e proteggersi un po' quando c'è bisogno di mettere in aria il pallone con costanza. Palla per Casati, c'è una voragine centrale, Juzenovic poi a evitare danni peggiori, ma il placcaggio numero 3 arriva dopo che il 32 di Firenze si è avvicinato
alla linea del primo down, dovrebbe essere una yard quella che separa i Guelfi dall'ennesima conversione di questo drive. Non sta funzionando molto molto bene la fase di raccordo tra linea di difesa e linebacker, qui è dovuto arrivare Huseinovic dalle profondità a metterci una pezza. E intanto però sono a un terzo e cortissimo i Guelfi, sempre a formazione pesante, questa volta lo snap è buono, la palla va per Bartoccioni che sfonda centralmente, il placcaggio di Ricco non è efficace e Bartoccioni torna sul luogo del delitto con un touchdown meno spettacolare ma altrettanto importante. Vantaggio Guelfi. Eh sì, vantaggio Guelfi, piegano la resistenza dei Rhinos che, come dicevo, stanno facendo un pochettino fatica a controllare il running game dei Guelfi, che non fatto di grandissime cavalcate ad eccezione di questa bella corsa di una ventina di yard di Bartoccioni, sta però consumando la difesa dei Rhinos. Giocata importante del numero 86 che non ha saputo finora replicare gli exploit strabilianti dello scorso anno. È un giocatore su cui si può fare affidamento, qui ora dovrà fare affidamento sul piede destro di Cosimo Camilli, la squadra fiorentina, per fare punteggio pieno, per portarsi a casa 7 punti. Arriva lo snap, Camilli centra i pali, lo spazio tra i pali, arrotonda il vantaggio a 7 punti. Matteo, mi è sembrato che su quel touchdown, che sicuramente adesso rivedremo con l'aiuto della nostra regia, i Rhinos abbiamo cercato di difendere una corsa di breve yardaggio, quando non ci sono riusciti si è aperto il varco, a quel punto Bartoccioni scivolato senza problemi fino al touchdown. Eh sì, Bartoccioni che a scapito di una mole imponente che si porta dietro, grande atleta, ha anche una bella capacità di essere esplosivo sin dalle prime yard, scava un solco incolmabile tra lui e i difensori. Risultato 7 per i Guelfi quando mancano 3 minuti e 50 alla fine del primo quarto. Vediamo adesso se i Rhinos sapranno rispondere presenti. C'è stato, per chi si è collegato da poco, uno scambio di punt tra le due squadre nelle prime uscite offensive di entrambe e poi hanno ripreso palle i Guelfi e hanno marciato fino a segnare il touchdown del vantaggio. Ora Camilli con il suo piede destro rimetterà la palla in gioco e darà la possibilità ai Rhinos di provare a impattare la partita sul loro secondo drive offensivo. Il numero 3 è l'onside kick che viene addomesticato dai Rhinos. Non ce l'aspettavamo, avrebbe dovuto farlo, Matteo, perché non sono nuovi a giocate di questo tipo, che se vedo la tua espressione che non ti convince granché questa scelta. Ci sono un po' di flag sul campo, non mi convince non tanto il fatto che abbiano giocato un onside kick, ma il calcio, non sono un esperto di kicking game, è difficile esserlo. Tanto lo rivediamo. Non credo fosse proprio un onside kick. Forse hai ragione. Un calcio uscito secondo me in maniera maldestra. Comunque, sia che fosse un onside kick desiderato, voluto e studiato, sia che non lo fosse, qualcosa non ha funzionato secondo me in questo frangente per i Guelfi Firenze. Però l'arbitro ci spiega. Palla morta, fallo personale, face mask. Returning team numero 20, 15 yard di penalità, primo down. Ci pensano i Rhinos a, come dire, ad attenuare, diciamo, l'impatto dell'errore di Firenze. Che dire, Matteo, la disciplina è un altro problema di questi Rhinos. Ricordo ad esempio un false start con la partita in bilico negli ultimissimi secondi contro i Panthers, ma ci sono stati altri esempi. Questa squadra non ha saputo mantenere la corretta disciplina nel momento giusto, però insomma c'è anche il tempo di rimediare a questi errori nei tre quarti e abbondanti. Assolutamente, che partita ancora apertissima. Chiamo adesso un time out i Rhinos, forse primo c'è bisogno di fasare un pochettino e calmare gli animi. Coach Pariani non ha dubbi, è il momento di fermarsi e provare a riflettere su come attaccare questa ottima difesa di Guelfi. Su quel problema sul kick-off, è vero che i Guelfi provano spesso queste situazioni. Ricordo una partita contro i Dolphins un paio d'anni fa in cui segnarono due touchdown e poi provarono l'onside kick su entrambi i kick-off conseguenti. Qui effettivamente un po' come su quella palla lunga per Casati, qualche problema di comprensione o di esecuzione, insomma. Resta il discorso che si riparte con i Rhinos dalle 24. Eh sì, punto di partenza non particolarmente premiante per i Rhinos. Vediamo
come vorranno partire. Intanto partono con un giocatore schierato alle spalle di McClure ed è Nuzzi, no, è Savoia. Manuel Savoia, ex Verona, non un buon guadagno per lui, anche perché passare al centro non è per niente semplice contro la spina dorsale della difesa di Firenze, guidata da Rinaldi, che vedo senza casco in questo momento. Diego Rinaldi, linebacker di Firenze, che ha qualcosa da dire agli arbitri. Probabilmente il fatto che si è trovato senza casco è dovuto, secondo quanto vuole far intendere Rinaldi, a un contatto di gioco non particolarmente tenero, tant'è che comunque Rinaldi dovrà abbandonare il campo, perché a torto o a ragione, se il casco si leva dal capo di un giocatore, questo giocatore deve fare un passaggio in sideline. Non per niente d'accordo il linebacker fiorentino, si accomoda però sulla sideline. Secondo e 7 per i Rhinos, sostituito da Paolo Piaggio, numero 54, giocatore che ha trovato parecchio spazio nelle ultime uscite dei Guelfi, anche schierato come outside linebacker. Qui sostituisce Rinaldi al centro della difesa fiorentina. Snapper McClure alza la testa, slant su Escobar, proprio marcato da Piaggio, mismatch atletico e di lunghezza notevole. L'11 dei Rhinos agguanta il pallone. L'11 dei Rhinos, non saremo mai stanchi di dirlo finché non vedremo un totale cambio. È una speriamo possa venire. Questa è la mia grande battaglia, perché è il giocatore che può veramente fare il bello e il cattivo tempo per i suoi compagni, per i Rhinos Milano, per questo attacco. Può veramente fare la differenza in un senso o nell'altro. Qui sembra cominciare bene con questa bella presa che avvicina i Rhinos alla chiusura di questo down. Mancano ancora 2 yard, terzo tentativo. McClure sembra proprio cercare Escobar, poi va verso destra, deve scappare dalle grinfie di Dalle Piagge, poi trova una grandissima palla che infiamma il Vigorelli. Il ricevitore è Riccardo Brambilla ed è un primo down convertito dai Rhinos. Palla intelligentissima di McClure, che si accorge che la safety dei Guelfi aveva provato a guadagnare una posizione per andare in supporto di un'eventuale corsa di McClure, che invece si è fermato, si è settato e ha pescato Brambilla con questo lob precisissimo. Grande chiusura del down per McClure, che sembra molto in forma, soprattutto in questi scramble. Ha trovato prima Bentley, qui Brambilla, qui formazione chiusa sulla destra con un tight end e nessun ricevitore. Arriva la corsa per Savoia, che va proprio verso destra. Buon guadagno per il running back numero 23, sfruttando il blocco del numero 84, Ruggero Ghiglietti. Manuel Savoia, che non ha avuto un inizio di campionato particolarmente felice, segnalavamo in un po' di cronaca che abbiamo fatto seguendo la squadra dei Rhinos, una scarsa produttività, calcolando le yard guadagnate per ogni portata. C'è però un chop block che riportano indietro i Rhinos di 15 yard, non perdono il down, rimane un primo down, però partiranno da 15 yard arretrati. E quindi il povero Savoia non potrà mettere a referto questa buona corsa, e cosa ben più importante per i Rhinos, la squadra milanese si allontana di parecchio. Siamo un primo e 25, si allontana di parecchio dall'endzone avversaria, che non è stata ancora trovata, al netto comunque di qualche buona giocata che dimostra che l'attacco è vivo, che i dettami di coach Pariani, comunque, e l'abbiamo visto anche contro i Dolphins, stanno avendo una loro efficacia. Sempre formazione pistol, tre ricevitori a sinistra, uno a destra. McClure arretra, ha tempo e spazio per trovare Romello Bentley, ma c'è un'altra flag. Vedremo se andrà a vanificare un'altra flag a palla morta. Tanti fazzoletti gialli in campo in questo inizio di partita, Matteo. Andiamo a capire cosa ci diranno i ref sulle loro decisioni. Beh, sono due squadre che commettono parecchie penalità, sia i Guelfi che i Rhinos, e che anche guardando la statistica nel lato inverso, che generano nell'avversario tante specialità, quindi c'è il combustibile e il comburente per regalarci una partita che potrebbe essere effettivamente segnata da un eccesso di bandiere gialle sul manto del Vigorelli. Effettivamente questi minuti finali del primo quarto fanno fatica a concludersi proprio per il numero di flag. Offside, partita poco fluida. Difesa numero 7, penalità declinata. A palla morta, fallo personale, difesa numero 2, 15 yard dal punto di fine corsa.
primo down. Un po' avanti, un po' indietro. Perché fare una penalità quando ne puoi fare due nella stessa azione, giustamente, per andare a confermare, rimpinguare le statistiche, che spesso sono numeri che lasciano il tempo che trovano, invece molte altre volte raccontano delle crude realtà, e in questo caso sembrano appunto confermare la tendenza sia di Rhinos che di Guelfi a perdere ogni tanto un po' di concentrazione. Primo e 10 sulle 52 yard per i Rhinos, sulle 57 yard, pardon. Segnali di McClure ai suoi ricevitori sul lato destro, Bentley ed Escobar, gli unici due in campo, perché poi abbiamo due tight end. Arriva la corsa di Savoia verso sinistra, molto bene, molto molto bene Giacomo Insom, autore di una partita mostruosa, lo dicevamo, contro Belgrado, si conferma anche nel campionato italiano e causa una notevole perdita di yard sulla corsa di Savoia. Eh sì, lui che rientra nel Italian Football League dopo un'esperienza europea in ELF, e ovviamente anche a gioco fermo per probabili proteste, se il linguaggio del corpo non ci trae in inganno, una bella flag, perché farcela mancare? Perché privarsene? Dire che le flag sono state il miglior attaccante e il miglior difensore di entrambe le squadre in questa partita, perché tra yard guadagnate e yard perse hanno avuto un impatto notevole in questo primo quarto, che, ripeto, non vuole saperne di arrivare a conclusione. Era Matteo Mattombe. Comportamento antisportivo, attacco numero 79, sì, down conta, secondo down. Matteo Mattombe, il gigantesco e giovanissimo offensive tackle dalle grandi potenzialità, che qui perde un attimo la barra del timone e si vede affibbiata una penalità da 15 yard, la terza in questo drive, contando Rhinos e Guelfi, che sposta avanti e indietro il pallone molto più massicciamente di quanto non lo facciano o il braccio di McClure o le gambe di Nuzzi e Savoia. Secondo e 35. Con McClure che scivola verso destra, concetto su tre livelli, la palla è profonda per Bentley, che è schizzato alle spalle, va a ricevere un pallone incredibile in fiamma al Vigorelli. Quanto era mancato Matteo, vedete che anche applaude il suo pubblico che rientra in scena per il numero 8. Che palla di McClure, secondo 35, che problema c'è? Mi chiamo McClure, risolvo problemi. Romello Bentley ha la velocità per andare in profondità e battere il suo uomo, creare separazione, ha l'equilibrio e la coordinazione occhi-mani per vedere questo pallone non facile da individuare perché traiettoria è molto lunga, mettere le mani dove sono necessarie, e ovviamente azione omologata con un'altra flag a palla morta, ovviamente una flag adesso anche gli arbitri sono, sembra un po' qui, ovviamente, permetteteci di fare dello spirito, quella frenesia alimentare dei branchi di squali, che quando si entrano 12 uomini intanto, ok, anche se non hanno fame, no, iniziano tutti a muoversi, a mangiare, a creare confusione, quindi parte una flag. Allora, questa flag ovviamente c'era, come c'erano tutte le altre, era solamente un voler sdrammatizzare sul fatto, le penalità sono effettivamente uno dei fatti meno sexy del football, diciamo così, sono una delle cose che fanno parte del gioco, ovviamente possono anche determinare una sconfitta o una vittoria, sicuramente non la parte che ci piace di più raccontare. Concentriamoci invece su Romello Bentley, quello che ha fatto, e anche su McClure, che, dicevo appunto, un concetto a tre livelli, quella di McClure di solito è una traccia che non si va mai a cercare perché è troppo profonda, serve a sguarnire la difesa, invece McClure l'ha trovata, vediamo cosa cerca qui. Palla corta per Parlangeli, che riceve. Adesso andiamo a vedere il replay, perché ho avuto l'impressione che Pulcinelli nel lato alto potesse essere libero per il touchdown su una traccia leggermente più profonda. Sono d'accordo con te, visto con la coda dell'occhio. Con il numero 4, sì. No, c'era probabilmente il cornerback. Vedi, Matteo, perché io te siamo a commentare e perché McClure è in campo. E comunque bella la ricezione di Parlangeli, bravo poi a tenere anche il pallone e a posizionarlo praticamente sulle due yard, mentre finisce il primo quarto. Primo quarto che sicuramente ha fatto parecchio per intrattenerci, non abbiamo visto una sola segnatura, abbiamo visto tante flag, ma abbiamo visto anche tanti pezzi di bravura, non ultimo quello di Romello Bentley, imbeccato sul profondo da Hamish McClure. Quindi il risultato potrebbe cambiare, è un'ottima occasione, una ghiottissima occasione per i Rhinos per riprendere i Guelfi, che avevano messo la testa avanti su un touchdown di Bartoccioni. Sì, si dovranno invertire il campo, quindi ci andrà qualche minuto. Beh, un drive
bizzarro a dir poco, perché appunto piagato e caratterizzato da una quantità esagerata di penalità da un lato e dall'altro, che l'hanno reso sicuramente poco fluido. Poi ci pensa il braccio di Hamish McClure a infiammare la tribuna del Vigorelli, e il resto lo ha fatto appunto Romello Bentley. Vediamo se i Rhinos riusciranno a concretizzare, ad impattare il punteggio, confermandoci che la partita di oggi potrà tenerci qui al Vigorelli e voi davanti agli schermi di DAZN agganciati fino alla fine. Intanto vediamo sugli spalti se non siamo tratti in inganno Gianluca Romanò, numero 5 defensive end dei Rhinos Milano, che non c'era stato segnalato come assente, però così ve lo individuiamo, e non fa parte lui, che è un giocatore particolarmente efficace in chiave difensiva per i padroni di casa. Effettivamente abbiamo visto anche Ungari impiegato esterno, insomma, esatto. C'era qualche segnale che ci lasciava presagire l'assenza di Romanò. Bravo Matteo a pescare questa notizia, osservando gli spalti, devo dire, piuttosto gremiti per questa partita del Vigorelli. Sì, voi non li vedete perché, come al solito, per come sono posizionate le nostre telecamere, la tribuna che è resa agibile al pubblico è quella dietro alle nostre telecamere. Vi garantiamo che il colpo d'occhio e il rumore che sentite sottofondo si accompagna parecchi, parecchi spettatori. Qui c'è il solo Escobar sulla sinistra, questa è un'occasione interessante per andarlo a cercare e a sfruttare la sua fisicità. C'è Savoia nel backfield, ci sono tre ricevitori sulla destra, va proprio su Escobar, McClure, ricezione acrobatica, vediamo cosa dicono gli arbitri, alzano entrambe le mani, quindi è touchdown del giocatore preferito di Matteo Pella. Questa per Escobar può essere la ricezione, il tipo di ricezione che diventa la specialità della casa. Lo abbiamo visto ricevere in touchdown in questo campionato almeno altri tre palloni come questi. Ha il fisico per tenere il contatto, perché non puoi su una posizione di campo così corta creare chissà quale separazione con il tuo difensore, per cui devi per forza tenere la sportellata, diciamo così, e poi andare a prendere questa jump ball in elevazione. Lui ha elevazione, arriva dal basket, ha qualità atletiche per andare a prendere quel pallone, portarlo giù e mettere 6 punti nel carniere dei Rhinos. 6 punti, e qui non se ne aggiunge un settimo, perché c'è un altro problema, un'altra flag naturalmente, ma un altro problema su situazioni di trasformazione che i Rhinos hanno già pagato a carissimo prezzo contro i Dolphins. Quindi direi che fino a questo momento, Matteo, si confermano le sensazioni positive, perché tra l'altro Escobar una ricezione simile, sì, l'aveva fatta proprio contro i Dolphins, e proprio dopo quella ricezione incredibile era arrivato un infortunio di questo tipo per gli special team. Però ma quel tipo di tracce, quel tipo di ricezione nell'angolo, difesa numero 56, la try viene ripetuta. E sono baciati dalla fortuna in questo caso i Rhinos, perché una penalità dei Guelfi consente un ulteriore tentativo, quindi non disperano i Rhinos di poter però entra McClure e tutto ci fa pensare che vogliono a questo punto ripetere la try andando però da due, mettere molto avanti, anche visto i problemi recenti. Mi sembra una buona idea. Lorenzo Chiusi, numero 56, con il suo fallo personale dà un'altra occasione ai Rhinos. Vediamo Pulcinelli ed Escobar sulla sinistra, Bentley Parlangeli sulla destra, Savoia al fianco di McClure. Movente lo snap, fischio arbitrale. Time out. Ed è un time out. Difesa. Non si aspettavo. Vuole vederci primo chiaro Coach Mays in questa situazione, che potrebbe permettere ai Rhinos di mettere il muso avanti. Secondo me è un time out molto ben speso, perché anche a livello psicologico i Guelfi, secondo me, la difesa, sei in un momento in cui eri già sostanzialmente sulla sideline, dopo un drive anche particolarmente lungo, l'inversione di campo, ok, abbiamo preso touchdown, siamo fuori, rimettiamo in ordine le idee. I Rhinos invece, fallo della difesa, i Rhinos che danno un secondo tentativo di trasformazione, entrano con questa variabile, diciamo così, in attesa della trasformazione, del tentativo di trasformazione da due. Giustissimo chiamare un time out, parlarci sopra e rimettere la testa della sua difesa in campo per i Guelfi di Renzo. Anche perché questa è stata una IFL in cui tante partite sono state decise da uno o due punti, comunque nei momenti finali, da un possesso, e quindi due punti non sono pochi in generale, tanto più contro i Rhinos, che anche quando hanno perso raramente sono stati cacciati dal campo in malo modo, hanno sempre lottato fino all'ultimo. Cambiano la formazione, mettono due ricevitori a destra e due a sinistra, adesso va in motion però Pulcinelli. Viene cercato
non Pulcinelli ma Bentley, era una palla in mezzo tra il numero 8 e Parlangeli, l'hanno toccata probabilmente due ricevitori dei Rhinos, non l'hanno agguantata. Matteo, adesso andiamo a rivedere cosa è successo. Voglio vedere nel replay se è stato un errore di McClure oppure se Bentley è andato su un pallone che non era inteso per lui. Vediamo tanto traffico creato anche da Pulcinelli. Qui direi grande giocata di Rinaldi, numero 11. Sicuramente, Matteo. Grandissima giocata in copertura di Rinaldi. Mi rimane il dubbio che probabilmente la palla non fosse in realtà come prima lettura per Bentley, ma per Parlangeli. Bentley non si è accorto che Parlangeli gli aveva tagliato dietro. Ha provato ad andare in elevazione. Lui che altissimo non è, ma di elevazione ne ha a sufficienza, però non sufficiente a mettere le mani sul pallone. Quindi Rhinos che restano a 6 e Guelfi che disinnescano il tentativo di trasformazione da 2 della squadra di casa. Veramente grande giocata da parte di Rinaldi, perché sembrava minacciare un blitz e poi si è sganciato e è andato ad occupare una zona che McClure probabilmente pensava avrebbe trovato libera. Quindi se Rinaldi blizza alle sue spalle lascia spazio, invece Rinaldi non blizza, chiude quello spazio, ormai era troppo tardi per cercare un'altra soluzione. Quindi Guelfi che si salvano, mantengono un punto di vantaggio. Sarra pronto per il kick-off. Buon kick-off, parla che arriva sulle 5 a Casati, che ha tutte le intenzioni di ritornare questo pallone, lo fa, passa in mezzo a 2, 3, 4 maglie dei Rhinos e sono necessari diversi tentativi di placcaggio per atterrare il piccolo ma combattivo running back della squadra di Firenze. Soprannome di Cosimo Casati, se non erro Motorino. Motorino, ho sentito Fauno come soprannome interno, che è un soprannome incredibile se avete visto la fisionomia di Casati e il suo modo di giocare. Ha proprio quella grinta quasi selvaggia del Fauno. È vero, è vero. Io sapevo Motorino, posso sbagliarmi, magari qualcuno mi verrà in soccorso della mia memoria, ma ci sta, sia Fauno che Motorino rendono l'idea, perché qui accende veramente il motore, è difficile da tirar giù. Primo e 10. Di nuovo Casati chiamato in causa. E abbiamo finalmente, è passato più tardi di quanto mi sarei aspettato, l'occasione di menzionare Claudio Nicola e i suoi tackle for loss, una costante per la difesa dei Rhinos. Una garanzia, un fattore che devi mettere a bilancio prima di ogni partita. Sai che Claudio Nicola ti rovinerà almeno un paio di giocate, se sei fortunato, nel corso della partita. Per ora fortunati i Guelfi, che attaccano centralmente con Fimiani. Pronta la risposta dei Rhinos, il numero 8 dei Guelfi però porta a casa 5 o 6 yard importanti per giocarsi un terzo down più agevole. Giocata molto furba di Fimiani, che prolunga il mesh point, il punto di contatto in cui non si capiva se avrebbe consegnato il pallone o meno al running fino all'ultimissimo momento, e poi si protende in avanti. Bel guadagno di Fimiani. Qui Fimiani si trova contro Uzenovic, non ha nemmeno il tempo di completare il drop. Colta alla sprovvista, colta di sorpresa la linea offensiva di Firenze, penetra il numero 3, sec e punt in arrivo per Firenze. Questa è una bella, peccato abbiamo la camera stretta, questa è una bella chiamata difensiva con Uzenovic che arriva sostanzialmente a ridosso della linea di scrimmage all'ultimo momento. Si fa vedere che c'era il blitz, ma non erano aggiustati per tenere quel sovranumero di difensori, e poi Uzenovic ha velocità e cattiveria agonistica per farsi strada e mettere le mani su Fimiani, chiudendo qua il drive dei Guelfi. Tutto pronto per il punt, poi torneremo su questo sec perché ci dice qualcosa della preparazione della partita dei Rhinos. Secondo me, tanto guardiamo questo snap un po' approssimativo, palla comunque arriva a Camilli che la deposita nelle mani di Bentley. Grande movimento di Bentley, incredibile la sua agilità, salta 4-5 difensori, trova lo spazio, salta anche Camilli, solo lì può prenderlo, è la corsa fino all'endzone, la vince Romello Bentley, touchdown Rhinos. E alla lista dei se e dei ma che possiamo appiccicare alla stagione dei Rhinos possiamo tranquillamente aggiungere: se Romello Bentley non si fosse infortunato, ma che differenza può fare Romello Bentley in campo? Purtroppo però numero 12, Rhinos, la variabile impazzita. 10 yard di penalità dal punto del fallo, i Rhinos tengono il pallone, prime 10. Peccato, perché ci ha privato, ce lo siamo goduti comunque nella nostra ignoranza della decisione arbitrale, questo momento di football incredibile. Non leva nulla. Riguardiamola Matteo, perché salta Lynch, salta Zucchelli, salta Rinaldi. Intanto la flag c'era. Salta Saffiano, salta un numero incredibile di giocatori. Batten Camilli, sottolineiamo anche, guardate Lynch che era stato il primo a provare a placcarlo, che è stato l'ultimo ad arrendersi. Peccato davvero per lo spettacolo.
E naturalmente dal punto di vista erano speccato, perché sarebbe, era veramente andato in escandescenza anche il Vigorelli su questa giocata. Il replay ci ha anche fatto vedere che con buonissima ragione la flag era stata chiamata con competenza e precisione. Non toglie nulla al gesto atletico di Romello Bentley e non toglie nulla a quei sei, ma purtroppo Bentley per troppo tempo non disponibile a causa di infortunio dei Rhinos, e anche lui è stato un fattore che oggi porta i Rhinos a doversi guadagnare appunto il treno playoff con una partita che è tutt'altro che facile. Assolutamente sì, intanto siamo visti l'ennesima corsa esterna in Savoia ben difesa da parte dei Guelfi, prima le costole per Romello Bentley. Sappiamo bene, Matteo, che le costole sono noiose, perché a livello di terapia non puoi fare granché, puoi solo aspettare che si rimargini il problema. È proprio così, lo so anche per esperienza personale, particolarmente doloroso, e c'è poco che si possa fare. Tanto movimento in pull ad aprire la strada per Savoia, molto cercato, molto più di Nuzzi, devo dire, fino a questo momento. Running back più fisico Savoia, probabilmente dal punto di vista del coaching staff più adatto a fare a botte con la difesa dei Guelfi. Allora, sì, sono d'accordo, molto pertinente questa tua osservazione. Nuzzi aveva visto il campo un pochettino meno nella fase iniziale del campionato, poi le prestazioni di Savoia avevano convinto sì e no, un po' troppo macchinoso, poca capacità di esplodere. Nuzzi invece, quando era stato chiamato in casa, aveva sempre fatto vedere che aveva grandi numeri nelle sue gambe. Nella partita con i Dolphins invece un ottimo dosaggio tra i due, aveva tra power runs e corse invece di elusività, aveva mandato un pochettino, non dico in tilt, ma aveva dato da pensare alla difesa dei Dolphins. Oggi si è tornati a un Savoia proprio per il motivo che dicevi tu. McClure va per il passaggio, occhio a Insom, arriva la palla lunga per Bentley, ottima difesa da parte del numero 20 Pascolo, che fa buona guardia su Bentley. Quarto down quindi, Matteo, dopo la fiammata iniziale, qualche difficoltà da parte di Rhinos a ritrovare il ritmo offensivo. La palla di McClure era una palla che doveva galleggiare sulla linea laterale in attesa che Bentley si potesse aggiustare, ma Pascolo ha fatto veramente ottima guardia, non ha dato modo al ricevitore numero 8 appunto di calcolare meglio la sua posizione, quindi la palla finisce fuori. Siamo al punt. Punt di Pricocco, De Luca pronto a ritornarlo, rimbalza questo punt, De Luca non ha intenzione di provare a riportarlo, ribaltano il campo i Rhinos e si apprestano a difendere il nuovo assalto di Fimiano e compagni. Sì, e vediamo adesso con 8 minuti e 13, ancora un'eternità in questo primo tempo, se i Guelfi avranno modo di rispondere subito. Soprattutto in questi momenti l'aspetto psicologico è un po' bizzarro, perché ti senti di aver disinnescato una bomba che era già esplosa con quel ritorno in end zone da parte di Bentley, e senti che forse questo è il momento, perché dall'altra parte c'è un po' di, non dico di scoramento, ma una scocciatura, dice, accidenti, certo. Damn, non ce l'abbiamo fatta, ce l'avevamo quasi sul tabellone quei sei punti. E vediamo se i Guelfi approfittano di questo momento magari non felicissimo. No, qui entra Claudio Nicola a segnalare con il suo ampio gesto che dove c'è lui non si passa. Se non mette il QB per terra, mette la palla per terra. Con il dito a fare no come di Kembe Mutombo su questa smanacciata Nicola, che si è già guadagnato due menzioni in questa partita, quindi il minimo sindacale l'ha fatto, ma sappiamo che è uno che ama strafare quando si tratta di andare a mettere il bastone tra le ruote degli attacchi avversari. Secondo c'è De Luca questa volta sul pallone, sarà una corsa per lui aperta dal pull di Grillo. Buona qui la risposta dei Rhinos, che direi, Matteo, tolta la situazione di particolare di Bartoccioni che ha portato il touchdown, hanno difeso piuttosto bene, non hanno concesso soprattutto corse esplosive, che sono il pane dell'attacco dei Guelfi. No corse esplosive, ma i Guelfi quando hanno voluto guadagnare le 3, le 4, le 5 yard su corda lo hanno fatto con puntualità. Grillo è sempre uno spettacolo da vedere per come si muove in linea, per come riesce ad aprire la strada. Occhio ancora perché il terzo down e Usenovic può arrivare in blitz. Ha fatto male prima i Guelfi in una situazione molto simile a questa.
Infatti si va per un pitch esterno per Casati, evitando Husseinovic che arriva, ma arriva in ritardo dopo che il 32 ha convertito il down. È permesso a Firenze di restare in campo. Eh sì, devo, non posso esimermi da ritornare sulla tua citazione precedente del ditone di Dikembe Mutombo. Immagino che solo una parte dei nostri ascoltatori l'abbia colta. Per i più giovani, Dikembe con la K e mezzo Mutombo, giocatore NBA di una ventina e forse anche qualcosa in più di anni fa, leggendario per tanti motivi. Andatevi a vedere perché. Googlate e YouTubeate. Tanto De Luca questa volta sul profondo, la palla è per Formosa che evita Husseinovic, può andare a portare la palla in touchdown, lo fa. E parlavamo, Matteo, di un problema per i Rhinos, arriva il touchdown che rischia di allungare questa distanza tra le due squadre sul lancio di De Luca e non di Fimiani. Sì, Ryan De Luca, palla particolarmente tesa e forse una piccolo malinteso, una dormita della secondaria dei Rhinos. Andiamo a vedere nel replay esattamente dove si è rotto il meccanismo difensivo. Intanto il replay lo vedremo dopo l'extra point. Il Corradossi, come Holder e Camilli, come kicker, proveranno a portare ad 8 le distanze tra le due squadre. Snap, hold, calcio buono, quindi 14-16, dicevi, Matteo? No, dicevo che voglio rivedere il replay per capire la genesi del malinteso. Purtroppo abbiamo una inquadratura stretta. No, in realtà Husseinovic è caduto, ha avuto una incertezza proprio da un punto di vista della dinamica della sua azione e ha consentito una ricezione che poi è andata fino al touchdown. Gran bella palla messa in aria da De Luca comunque. Eh sì, e anche grande agilità di Formosa a forzare l'errore di Husseinovic. Formosa ci ha preso gusto, è la seconda partita consecutiva che lo vede andare a segno in questa stagione, lui che non è necessariamente il più prolifico tra gli ottimi ricevitori di Firenze, squadra poi che solitamente va a segnare più con le corse che con i lanci. Eh sì, mi andrò a rivedere ulteriormente il replay, perché forse Formosa in realtà con una finta ha proprio seduto Husseinovic. Impressione era quella. E quindi tutto il credito al receiver dei Guelfi Firenze. Qui Pulsinelli riceve il kick-off, che era stato piuttosto lungo. Tra Rhinos che tornano in campo, con quale spirito secondo te, Matteo? Perché tante emozioni, ma sia positive che negative, ma alla fine questi ultimi minuti di partita ci hanno parlato di una Firenze che riesce ad allargare il gap tra le due squadre. Riesce a non farsi punire e a cogliere poi i Rhinos di sorpresa e a riportare la testa avanti. Rhinos che, se vogliono restare in questa partita, devono metterci la testa e iniziare a giocare anche con tanto tanto cuore. Il 100% probabilmente inizia a non bastare più. Rhinos che avranno il pallone comunque nella ripresa nel secondo tempo, ma non possono sprecare già questo drive che parte da posizione arretratissima. Posizione rischiosa, arriva il blitz infatti di Firenze, la palla è per Savoia e arriva il tackle di Rinaldi, è safety, indicano gli arbitri, altra giocata favolosa di Rinaldi e doccia gelata per i Rhinos. Doccia gelata ed esultanza tribale dei Guelfi Firenze, che mettono a segno un'altra giocata difensiva, altri due punti che scavano un piccolo solco in una partita che potrebbe non essere decisa da troppi punti di differenza. Quindi questi sono due punti pesantissimi, anche perché sono una stilettata nel fianco dei Rhinos Milano. È già Matteo, qui molto molto bravo Rinaldi, sicuramente ora avremo occasione di rivedere l'azione, ma è proprio sembrato che Rinaldi avesse letto in anticipo le intenzioni e questo gli abbia permesso poi di bucare i blocchi avversari e arrivare su Savoia in un momento in cui il 23 dei Rhinos proprio non è riuscito a mettere il pallone fuori dalla goal line. Eh sì, è proprio corretta la tua analisi. Adesso rivediamo nel replay la genesi, un'incertezza proprio nell'end-off. Questa è una grande giocata secondo me, Matteo, perché la guardia che aveva davanti Rinaldi è andata in pull, quindi si è spalancato questo spazio, vedete 65 Lodovichi. Rinaldi non è rimasto congelato, ha detto io vado dentro, e dentro ha trovato
Savoia ha trovato il pallone e ha trovato una safety importantissima in questo momento della partita. E ha trovato Savoia sostanzialmente mezzo metro più indietro di dove sarebbe dovuto essere, perché quel mezzo metro lo ha perso in quell'incertezza nel passaggio di pallone tra le mani di McClure e quelle appunto del running back Savoia. Sarra rimette in gioco il pallone, lo riceve Casati che vira verso sinistra, poi prende una direzione centrale. Qui c'è la risposta del special team dei Rhinos che blocca Casati sulle 42 all'incirca. Quindi mancano 6 minuti, Matteo, quindi c'è tempo per i Rhinos. Una segnatura chiaramente riporterebbe completamente in partita la squadra di Coach Nobile, che però insomma si deve un po' mangiare le mani perché è l'ennesima partita questa in cui sta giocando all'incirca alla pari, se sei d'accordo, con un avversario di caratura importante, ma non è riuscita per ora almeno a tenere testa sul punto di vista del punteggio agli avversari. Allora sì, i Rhinos hanno vissuto maggiormente di qualche fiammata quel secondo e 35 trasformato su quella gestione di Bentley. I Guelfi stanno imponendo piano piano un pochettino il loro gioco adesso con questa. E occhio, perché il loro gioco fa parte anche di queste trick play. Palla che da Fimiani passa a De Luca, da De Luca a Leonardo Pascuotto, altro giocatore ex Verona proprio come Savoia. Palla complicata da ricevere, non ci riesce l'88 di Firenze. Sì, provano a invertire il campo appunto con questo passaggio di mano tra Fimiani e De Luca, che poi mette in aria un pallone che non vede le sorti auspicate. E quindi sarà secondo e 10, solito 4-1 per i Guelfi. Fimiani nel backfield, la palla è corta per De Luca. Riceve grande azione, rompe il raddoppio e poi si accontenta, per così dire, perché ha comunque guadagnato una ventina di yard e ha sbloccato una situazione difficile con il suo atletismo. Certezza di Anders Bertazzi su un placcaggio che non aveva troppe chance di fermare un atleta come De Luca. Bertazzi si libera in ritardo dell'ingaggio fisico con il suo diretto avversario, non riesce ad arrivare con un angolo migliore su De Luca, che porta a casa un bel down. Qui la corsa è centrale ed è di Casati, risponde presente la difesa dei Rhinos. Certo che non è facile giocare contro i Guelfi, sia per il ritmo sia per la fisicità che impongono al loro gioco. Il ritmo sicuramente ti taglia le gambe, perché non ci sei particolarmente abituato. Se non giochi l'anno Adol e non ti alleni contro l'anno Adol, è una rottura di scatole sicuramente. E poi i Guelfi hanno tante armi, tante frecce in faretra. Oi! E è problema di snap con Casati che fa una magata e indisturbato va a segnare il touchdown, il terzo della partita di Firenze. Non si ferma più, sta arrivando fino alla torre di Unicredit praticamente nella sua esultanza e se lo merita, perché qui ha fatto una giocata di un'intelligenza futbolistica rara, di una prontezza di riflessi notevole. Ha trasformato un errore in oro e ha nascosto il pallone, perché nessuno dei Rhinos si era accorto che quel pallone era sostanzialmente caduto per terra. Non ci hanno capito un granché. L'unico che ha capito esattamente la cosa giusta da fare, Cosimo Casati, ha visto solo una distesa verde davanti ai suoi occhi ed è arrivato in poppa magna fino alla end zone per il 22-6 in attesa della trasformazione aggiuntiva. Trasformazione, qui si apprestano i Guelfi, qualche problema con il calcio che infatti viene respinto e recuperato poi da Rinaldi, che prova in modo supereroico face mask. Stavo dicendo, tentativo ottimista da parte di Rinaldi, che però poi porta a casa una flag importante. Forse i Rhinos per l'ennesima volta sono andati a complicarsi la vita da soli, Matteo. Credo proprio di sì, mi sembrava evidente il face mask, almeno l'intervento con le mani sul casco. Abbiamo fatto un ottimo lavoro i Rhinos nel fermare questo tentativo di quiz. Matteo, secondo te chi l'ha smanacciata dei Rhinos? Palla personale, Orscola, Nicola. Che domande. Che però è stato anche quello che è andato a gasato fare il fallo su Rinaldi. Del resto non aveva angolo di attacco sul fisicissimo giocatore numero 11 dei Guelfi, non uno facile da tirare giù, uno tosto, uno che è anche in grado di stare davanti a un microfono e commentare una partita. Permetteteci la battuta, è uno dei colleghi che fa parte dello staff delle produzioni che quest'anno vi raccontano su DAZN le partite della Italian Football League. Appunto anche Rinaldi fa parte di questa crew. E Guelfi che decidono di andarsela a giocare per la conversione da due. Vedete infatti
Volti noti nel backfield, c'è Fimiani insieme a lui, Casati che ora si allarga verso sinistra, non lo segue nessuno. Popes leggero leggero e Leonardo Pascuotto va a ricevere e ad allungare di due misure la distanza dei Guelfi. Giocata di polso e di pregio di Fimiani, questa riguardatevela, è una petit friandise assieme, che vi portano assieme al caffè dopo un pranzo in un 3 stelle Michelin. È veramente un bocconcino dolce, bellissimo. Ricordiamo, stiamo rivedendo la giocata incredibile di Casati che va a salvare i Guelfi, che hanno avuto tantissimi problemi con gli snap quest'anno, è stata una costante negativa della loro stagione. I Rhinos potevano svoltare il drive in quella situazione, invece è stato Casati a ribaltare nuovamente la situazione, andando poi a segnare questo touchdown. E poi sicuramente ora rivedremo anche il gioco di polso di Fimiani. Mi sembra, ecco, adesso lo rivediamo, questo è un regalo, è una cosa di una eleganza. Oppala! Di Pascuotto che parte finendo di bloccare, arriva, si fa trovare libero. Sì. Situazione simile contro Belgrado, con Bartoccioni che segna, che fa una grande ricezione proprio alle spalle della linea difensiva avversaria. Te la ricordi quella gran galoppata di Bentley su quel ritorno di calcio che era finita in zona? Occhio, occhio, che arrivano, sai chi questa volta lo prendono i Guelfi. La domanda è quante yard ha percorso il pallone. E credo che ne abbia percorse almeno 10. Diabolici i Guelfi, no. quando vogliono toglierti mentalmente e spiritualmente dalla partita. Qui hanno sostanzialmente chiuso l'ossigeno a un degente di terapia intensiva. Scusate la crudezza del paragone. Ti stavo per dire, prima di questo kick-off che mi ha colto di sorpresa, chiedo scusa, ti ricordi quella galoppata di Romero Venti? Cos'era, 6 mesi fa? Esatto, e stiamo parlando di frangenti di poco fa nella partita, earlier in the game, come dicono e come parlarono le sovraimpressioni americane. Dal kicking team oltre le 10 yard e successivamente recuperato dal punto di recupero del pallone, primo e 10 Guelfi. Grande, abbiamo parlato del colpo di polso di Fimiani, ma il piattone con cui Camilli va a schiacciare la palla e renderla giocabile per la sua squadra è veramente notevole. Qui c'è De Luca nel backfield, guarda verso sinistra, torna verso destra, va sul profondo, si è perso Faglietti, il diretto avversario Giacomo Mibelli. Qui c'era opportunità per veramente chiudere la saracinesca, passare la saracinesca e dare due mandate sulla partita. Vediamo, Mibelli era libero, palla un po' troppo lunga e centrale da parte del numero 13 di Firenze. Io mi sbilancio facilmente, non ho particolari problemi, vediamo però questo secondo e 10. Sempre De Luca, finge il consegnato Bartoccioni, tiene lui palla, viene fermato bene da un paio di difensori dei Rhinos, l'ultimo è Eusenovic che è arrivato un po' troppo in ritardo. E si scaldano anche gli armi, Eusenovic è arrivato in ritardo abbassando un pochettino il casco, occhio, nella schiena del giocatore, voluto o non voluto che sia, è sicuramente una giocata che non appare particolarmente amichevole e tanto basta agli arbitri per lanciare una flag, probabilmente con ragione, e ai giocatori dei Guelfi per scagliarsi alla difesa del proprio compagno offeso. E fatto vola anche un'altra flag, probabilmente per i fatti che si sono quella poi... Quella seconda flag secondo me verrà combinata a Deda Safiano, che è un difensore dei Guelfi, quindi era fuori, è entrato in campo dalle piagge, compagno di reparto, non ha fatto in tempo a prenderlo. Ricordiamoci che anche Firenze è una squadra piuttosto sanguigna, certo, che però deve dimostrare la maturità, secondo me, Matteo, di non alzare i toni della partita, perché non serve se in vantaggio di 18 proprio, punti. È proprio così. Stavo dicendo, io non ho problemi di espormi a, come dire, pronostici o previsioni, non ho problemi poi a essere smentito, anzi diciamo che è un gioco che mi piace fare. Tu dicevi chiudere la saracinesca sulla partita, onestamente... con un 24-6 nel primo tempo, per quello che ho visto oggi dalle due squadre, per me la partita, non dico in ghiaccio, finisce 24-6 o 32-6, ma non vedo i Rhinos che possono... numero 3, colpo in ritardo. E questo è il primo di Juzdanovic. Comportamento antisportivo, sideline, Guelfi, dal punto di palla morta, abbiamo un primo e 10. L'avevamo quindi ricostruita qua, quindi si arriverà, la palla rimane lì, primo e 10. Dicevo, io non vedo i Rhinos rientrare in questa partita. Se i Rhinos dovessero vincere questa partita, sarebbe la rimonta
dell'anno delle rimonte, perché questi Guelfi visti oggi mi sembrano molto più centrati e molto più con gli occhi sulla partita di quanto non lo siano invece i Rhinos. C'è da dire che i Rhinos hanno scalpi di prestigio, soprattutto quello di Parma l'anno scorso, e quasi lo scherzetto gli riesce anche quest'anno di rimonte importanti in casa. Però è vero che le condizioni al momento non sembrano esserci, vedremo se i Rhinos saranno bravi a smentirci. Qui devono difendersi da De Luca, chiamato parecchio in causa come quarterback in questa fase della partita. Di nuovo qualche scambio di vedute, questa volta tra Bartoccioni e Ongari. La partita sicuramente si sta innervosendo, anche perché direi i Rhinos capiscono che è l'ultima occasione per tenere viva la loro stagione. Eh sì, se n'è andato anche il sole, che è andato a ripararsi dietro a qualche nuvola che si raduna adesso sopra il Vigorelli. È qui che si fa la partita per i Rhinos, secondo e 5. Con De Luca che prova. Deviata. Palla deviata. Le stoppate sì. di Nicola arrivano a 3 con questa. La possiamo anche rivedere, la zampa di Nicola che va qui più a muro, direi. Sì. Sì, che a stoppare un muro alla Cantagalli, direi. Terzo e 5 che non si gioca, perché per l'ennesima volta qualcuno non ha preso bene il tempo allo snap, e direi che qualcuno, almeno questa è la mia impressione, veste la maglia arancione, anche se i giocatori dei Rhinos indicano il lato del campo opposto. Ci provano a mettere quantomeno il dubbio in testa agli arbitri, che hanno bisogno appunto di consultarsi per capire esattamente come dirimere la questione, come amministrare le flag cadute sul campo. E numerose flag, lo ricordiamo. A vantaggio di chi magari si è collegato da poco, partita soprattutto verso la fine del primo quarto segnata da un numero spropositato di flag. Offside, difesa, numero questa va 20, contro i Rhinos, appunto. Penalità che risultano in un primo down. Le 5 yard erano proprio quelle che mancavano ai Guelfi per convertire, quindi questa penalità muove la catena, ricarica il numero di down a disposizione della squadra ospite, e sicuramente non fa niente per migliorare le possibilità di vittoria dei Rhinos. È Ivan Banfi col numero 20, rientrante dopo due giornate di squalifica, forse un po' di ruggine, lo vediamo adesso portare pressione. Di nuovo De Luca, qui c'è un buon intervento da parte Cambrisi. Leonardo Cambrisi, scatto come defensive back, va a placcare su Casati, che quando riceve in quella situazione molto pericolosa non ha avuto nemmeno il tempo di cambiare direzione grazie all'intervento del numero 10 dei Rhinos. Giocatore, se ce n'è uno, poliedrico nella sua ancora giovane carriera, visto schierato in posizione di running back, receiver, anche. E adesso in difesa come cornerback. Scambio tra De Luca e Casati, la tiene De Luca la palla, poi non lo tiene più nessuno se non Dustin Useinovic, provvidenziale nell'andare ad atterrare il numero 13 di Firenze. Provvidenziare, fa quello che può Useinovic, ci mette una pezza, una grande escursione est-ovest nel backfield difensivo dei Rhinos, però quando arriva a recuperare una situazione non è mai qualcosa di ottimale, perché è un chiudere il recinto quando i buoi sono già scappati, e i buoi in questo caso sono l'ennesima chiusura del down che porta in red zone i Guelfi Firenze. Questo drive porta la firma di Ryan De Luca, che riceve l'ennesimo snap. Questa situazione evita un tentativo di sack, lancio in corsa in traffico, c'erano due maglie arancio, due bianche, la palla tocca a terra senza che nessun ricevitore dei Guelfi sia riuscito a agguantarla, quindi nulla di fatto in questa situazione. Sì, hanno reagito bene i difensori dei Rhinos, hanno tenuto posizione sui receiver dei Guelfi, palla difficile da amministrare per il QB dei Guelfi in questa, e si resta lì con un secondo e 10 sulle 19. Bartoccioni e De Luca nel backfield di Firenze, due ricevitori per lato su questo secondo e 10, dove arriva la pressione dei Rhinos. Prova ad evitarla Bartoccioni con il suo stile di corsa ondeggiante, che lo porta però all'indietro e lo porta anche fuori dal campo in compagnia di due o tre ricevitori dei Rhinos, che anche qui hanno flirtato con un'altra flag, una situazione che forse richiedeva un pochino più di prudenza. Sono d'accordo con la tua disamina. Adesso qualche cambio di personale, entra anche in difesa il numero 8 Romello Bentri, per andarsi probabilmente ad accoppiare con qualche ricevitore che andrà
probabilmente a testare le profondità della end zone dei Rhinos in questa situazione di terzo e 13. Qualche problema, beh, nella disposizione di Bentley, che poi ora fa cambio con Cambrisi e va nella posizione di cornerback. Ce lo aspettavamo, qui la palla è lunga di De Luca e arriva l'altra ricezione di Formosa, doppietta per il numero 14. Quando mancano poco più di 3 minuti, anzi 2 minuti e 45. Matteo. De Luca ha letto il lato dove secondo, in teoria, sarebbe stato il lato forte, perché c'era il difensore americano Romero Bentley, veloce, capace di giocare anche in difesa, ma ha letto l'incertezza e la disorganizzazione di quel lato, proprio con quel cambio all'ultimo secondo di posizione tra Cambrisi e Bentley. Correttamente imbeccato su una traccia che ha fatto tenere l'interno a Formosa, che ha battuto Bentley, che non era ancora settato su quella che era l'organizzazione difensiva di questo down. Risultato: pasticcio difesa Rhinos e Guelfi che giganteggiano portandosi sul 31-6. Bentley, va detto, non è nuovo a giocare defensive back, lo ha fatto l'anno scorso quando era arruolabile. Vero è che alla prima partita dal suo rientro in questa stagione probabilmente non ha trovato la giusta posizione in campo, l'ha trovata troppo tardi, come dicevi tu, qualcosa sicuramente è andato storto. No, ma lui è entrato, ha avuto questo cambio di posizione, quindi non era chiaro esattamente la posizione che doveva prendere, non è stato un cambio, un ingresso in campo fluido, non ha avuto modo di leggere lo schieramento offensivo e non ha capito da dove gli sarebbe arrivato il receiver, con che traiettoria gli ha tagliato proprio davanti, cosa che non ti aspetti da un difensore, soprattutto alle qualità atletiche come Bentley. Tutto troppo facile per i Guelfi, come dicevo prima. I Rhinos sembrano purtroppo aver mancato il momento in cui si trattava di gettare il cuore oltre l'ostacolo e hanno lasciato che i Guelfi, anche con quella scelta coraggiosa dell'onside kick, andassero a massacrarli 31-6 con 2:45 ancora sul cronometro. Kickoff dei Guelfi, c'è Escobar, se ho visto bene, anche se ed è proprio lui che parte centralmente, rompe un paio di placcaggi, non si arrende. L'11 dei Rhinos prova anche a riportare in partita il pubblico, che apprezza il sacrificio e l'impegno del ricevitore maglia 11. Sì, anche però il pubblico, mi serve questo assist, è chiaramente raggelato, il sole è scomparso, la temperatura è improvvisamente calata sul Vigorelli di Milano. I tifosi invece fiorentini probabilmente sono già tranquilli e con la mente sulla strada del ritorno. C'è ancora tanta partita da giocare, ma se non succede qualcosa di clamoroso che fa svoltare la mentalità dei Rhinos, sarà dura. Si riparte con McClure, che cerca una palla centrale, è libero Bentley, occhio che è elettrico col pallone, l'ho già dimostrato in questa azione, guadagna la sideline. C'è necessario un tentativo di Zucchelli in ultima battuta per portarlo fuori dal campo. Timidi segnali di progresso per l'attacco dei Rhinos. Sì, però buona comunque la difesa, riesce a chiudere il drive Bentley, che ha cercato per almeno 3 volte se c'era la possibilità di svoltare l'angolo e verticalizzare. Non c'era, perché salivano i vari livelli dei difensori dei Guelfi in maniera competente, gli hanno concesso sostanzialmente solo lo spazio lateralmente. Bentley guadagna poi la sideline, sì il down, ancora tutto da guadagnare per questi Rhinos che propongono 5 difensori fuori. 5 ricevitori fuori, pardon. Siamo a pochi secondi dal 2-minute warning. McClure una volta va sul profondo a cercare Pulcinelli, separato dal pallone dall'intervento puntuale e corretto di Rocco Zucchelli. Sì, Rocco Zucchelli che va a dare fastidio proprio in fase di recezione. Avviso a Pulcinelli. Il tempo ripartirà allo snap. Ci avvisa il capo arbitro, appunto, che siamo giunti al 2-minute warning. Zucchelli, bella scoperta, già dall'anno scorso è entrato pienamente nelle rotazioni dei Guelfi, che in quel ruolo normalmente potrebbero contare anche su Andrea Costanzi, però nel suo girovagare tra Italia e America non è sempre disponibile solitamente nelle fasi finali. Vedremo se verrà aggregato con la sua maglia numero 21 alla squadra fiorentina, che qui difende questa empty formation. Palla McClure, lo sguardo è verso destra, poi va verso il centro con una palla interessante per Bentley, che la guanta in un primo momento, poi la perde, ma parte l'ennesima flag.
palla cosparsa di nitroglicerina. Difesa numero 43, 15 yard al punto precedente, primo down. E il fallo è di Manuel Masi con il numero 43, che non ha potuto evitare un po' di contatto con Bentley. Ora andiamo, l'abbiamo rivista, che andiamo. Spina nel fianco può essere il numero 8 per le difese, sia sul profondo sia quando la palla in mano la riceve nei pressi della linea di scrimmage. È dotato di una velocità lui, che dopo la sua carriera di college era sì entrato nel radar, diciamo, degli scout NFL, ma dotato di un fisico un po' troppo sotto misura, veniva però segnalato come ATH, che sta per athlete, ovvero nel ruolo che gli veniva dato è giocatore in grado di fare più o meno coprire qualsiasi posizione. Qui l'abbiamo visto, abbiamo visto interpretare il ruolo di speedrunner. Qui scivola verso destra McClure, ottimo lancio in corsa, lo stesso non possiamo dire del tentativo di ricezione del numero 15 Brambilla, già chiamato in causa in precedenza, e lì la ricezione era arrivata. Qui l'ex Panther non riesce ad agguantare il pallone, però anche in questa azione, Matteo, vediamo la capacità di lanciare in corsa di McClure, che è uno degli asset principali nel suo bagaglio tecnico. Questo è uno dei dati di fatto, mi ricorda per certi aspetti un altro quarterback import che vediamo già ormai da 2 anni nel campionato italiano, mi ricorda Alberici dei Lazio Marines. Ci sta. Grande esplosività, ha il braccio, ha la visione, compatto nel fisico, grande capacità di risettarsi per lanciare anche quando ha deciso di andare in scramble, quindi grande consapevolezza della posizione. Di nuovo McClure con 2 uomini addosso, sono 3. Il terzo, insomma, in qualche modo resta in piedi McClure, che poi fa la cosa più intelligente. Lancia via il pallone, cade a terra dopo un contatto con Rinaldi proprio sotto il naso del capo arbitro, che non ha ravvisato un contatto scorretto. Quindi 3rd and 10, ma altra giocata di atletismo e improvvisazione di McClure, perché scappare dalle grinfie di insomma è tutto tranne che facile. Assolutamente sì, McClure è grande atleta, per me è uno di quegli import con i quali vuoi provare a rinnovare, sì, e rilanciare per il prossimo anno. Personalmente è piaciuto molto proprio per la sua capacità anche di far crescere attorno a sé i compagni. Formazione aperta di nuovo, sulla sinistra ci sono Escobar e Pulcinelli, vediamo se va su quel lato, sembra di sì. McClure, la palla è per Escobar e sono 2 touchdown anche per lui. Quando non manca molto, manca 1 minuto e 10, Matteo, questa ci voleva perlomeno per non alzare bandiera bianca. Certo, per dare ancora qualche motivo di impegnarsi allo spasimo. Qui Escobar tiene l'interno della traccia, offre un bersaglio immancabile per McClure. Poi mani sicure, oggi Escobar sembra quello delle migliori edizioni, non una sbavatura fino a questo momento per lui, e anche una buona prestazione in fase di special team. Vediamo se i Rhinos andranno come sembra per provare una trasformazione da 2 e provare a rosicchiare ancora qualcosa in più nel punteggio, che è ancora estremamente punitivo. Di nuovo Escobar e Pascolo sulla sinistra, sembrava voler andare lì McClure, ci va in un secondo momento e Escobar, che ha fatto cose molto più complicate di questa, si lascia sfuggire dalle mani un pallone veramente semplice, Matteo. La solita traccia con la solita palla, McClure su Escobar nell'angolo lontano, qui smarcatissimo, forse troppo, non riesce a mettere le mani sul pallone, si dispera, vediamo nel replay. Sembrato che McClure abbia aspettato la seconda finestra, e Escobar è stato bravissimo, lo vediamo da quanto era libero, a sganciarsi da Pascolo, e poi la cosa più facile è quella che non gli è riuscita. Eh sì, palla che gli passa in mezzo alle mani, finisce sul casco e poi finisce per terra. Restano a 12 i Rhinos. Tanto vediamo la palla di McClure con l'uomo in faccia, questo è tutt'altro che banale, così come assolutamente non banale è la ricezione di Escobar, perché la palla non era velocissima, no, Matteo? C'era il tentativo di rientro di Pascolo, ma quando è quella fisicità poi riesce a farti valere. Poi ha fatto una cosa pericolosa, ma non aveva scelta, perché il difensore lo stava cingendo sulla vita, probabilmente gli ha anche bloccato una delle 2 braccia. Escobar, che ha ricevuto con 2 braccia,
ha poi tenuto il pallone esterno con un braccio soltanto per evitare di perderlo, perché probabilmente nella presa appunto a cingergli la vita avrebbe potuto perdere il contatto col pallone, quindi è stato anche funambolico nella sua gestione del pallone. Poi però nella trasformazione da due quelle mani sono andate momentaneamente in pensione. Qui l'altro autore di un touchdown che è Cosimo Casati, parte centralmente, c'è un ottimo tentativo di placcaggio da parte di Lunacquero. Giorda Lunacquero, l'hai menzionato tu, una delle sorprese di questo finale di stagione per quanto riguarda i Rhinos, anche direi che anche dopo l'addio di Nicola Zuppa le responsabilità per lui aumentano. Che partita per Casati comunque, grande grande partita, fatta sia di corse diciamo così operaie ma anche di grandi grandi fiammate. Veramente uno dei top player per i Guelfi Firenze, quando serve lui risponde presente. Matteo, c'è di nuovo De Luca nel backfield come quarterback, e quindi poi voglio farti una domanda, però partiamo da questa azione con Bartoccioni che prende palla proprio da De Luca, corre le sue 4 yard, manca un minuto, vediamo come vorranno approcciare questo drive i Guelfi, se sull'onda della tranquillità o su invece sul tentativo di andare a segnare ancora. Però ti chiedo, non c'è Fimiani, non abbiamo notizie, infortunio o tentativo di preservarlo? A me Fimiani appare dritto dritto dietro alla linea del con il 2 che segna il secondo tentativo, che vi andiamo a commentare con la palla che viene tenuta da, non viene consegnata a Bartoccioni se non erro, proprio lui. Sì, per una corsa che però non vede luce. Dicevo, Fimiani mi appare lì sulla sideline con le mani sui fianchi, non mi sembra che sia in questo momento né fasciato né trattato, che non vuol dire che non sia infortunato, anzi partecipa al comunicare dalla sideline alcuni segnali per i giocatori in campo. Adesso c'è un minuto di sospensione chiamato dai Rhinos. Dicevo, per cui Fimiani secondo me è fuori in questo momento per scelta tattica, perché c'è bisogno di una gestione più rapida del pallone e di avere una minaccia sulle opzioni di passaggio un po' più credibile che rispetto a quella che può offrire il QB italiano. Questa è la mia visione, mi sbaglierò. Questa però è l'analisi di Matteo Perla, che è sicuramente interessante, ci porta anche al dato che Fimiani ha avuto un ruolo più importante, ma De Luca nel corso delle partite è stato responsabilizzato di più per differenza di skill set, per turnover scientifico, chi lo sa, però si è dimostrato il numero 13 import, una alternativa più che valida al quarterback italiano, quindi sarà ancora lui con alla sinistra Bartoccioni, alla destra Casati a guidare Guelfi su questo terzo e 5, con la palla che non arriva nelle mani di Casati, o almeno ci arriva per poco, poi cade e c'è l'intervento provvidenziale di Ruotolo, di Vincenzo Ruotolo, se non ho visto male, comunque di un offensive lineman di Firenze che evita la frittata. Credo terzo e ultimo time out. Intanto il nostro cameraman che ha il campo lungo ha fatto una zoomata e ci ha fatto vedere una cosa che noi non vedevamo dalla nostra distanza, e si vede una borsa di ghiaccio sotto le ginocchia di Fimiani, cosa che noi da qua a occhio nudo, almeno io a occhio nudo, non vedevo, ma con i potenti mezzi della produzione coordinata dall'executive producer Leonardo Lombardi siamo riusciti a scovare il perché dell'assenza di Fimiani dal campo. Ghiaccio sul ginocchio per lui, quindi cade la mia tesi e si prepotentemente si fa largo invece la tesi evidente di un infortunio momentaneo. Questo non vuol dire che Fimiani sia particolarmente in condizioni gravi, anche perché è vestito, ma poi perché lo dicevamo, questi Guelfi nel 2024 sono molto cauti agli infortuni, qui sono cauti anche giustamente nell'andare a cercare il punt, a farlo in modo da evitare un ritorno facile a Bentley. Arrivano poi le maglie bianche sul pallone, quindi Matteo, 13 secondi e tanto, forse troppo campo da coprire per i Rhinos. Insomma, abbiamo visto cose abbiamo visto più clamorose quest'anno. Ai Rhinos basta una sbracciata di McClure e una galoppata di Bentley per porre i Rhinos in posizione di poterlo coprire questo campo. Tra il dire e il fare c'è di mezzo ci sono di mezzo esattamente 70 yard, anzi 69 yard di manto sintetico del Vigorelli. Da una posizione simile, anzi la palla era un po' più indietro, però Damon Shi Giuseppe ha realizzato uno dei touchdown più incredibili dell'anno, coprendo tutto il campo
La palla al piede proprio contro i Rhinos. Tra l'altro, Bentley ha una falcata di un altro tipo, un'atleta diversa. Ovviamente Giuseppe è ancora più fuori categoria. Sì, decisamente. Però direi che il numero 8 verrà cercato da McClure in questi scampoli finali di primo tempo. E infatti parte nella posizione di wide out, nella parte alta del vostro teleschermo, e sono tutti fuori i ricevitori dei Rhinos Milano. McClure che va proprio a cercare Bentley, non lo trova in un primo momento, si accontenta di scaricare corto col suo compagno che resta in campo. Deve essere Ghiglieso, visto bene. Ma non solo non lo trova, ma Bentley non era andato sostanzialmente in traccia, nessun ricevitore dei Rhinos in realtà è andato in traccia. La volontà era quella di andare a pensarci su nei 12 minuti di intervallo che separano i Rhinos e il Guelfi dal secondo quarto e separano anche voi dal ritorno davanti ai teleschermi. Alberto, una disamina su questi primi due quarti. 31-12, abbiamo visto tante cose che ci erano note su entrambe le squadre, abbiamo visto grandi giocate, abbiamo visto grande importanza anche della crew arbitrale, delle sue scelte che hanno inciso su momenti importanti della partita. Direi che i Rhinos ancora un po' penalizzati da qualche errore di troppo, mentre i Guelfi, se sei d'accordo con me Matteo, iniziano ad assumere quella fisionomia, quel volto da squadra dominante che devono arrivare a trovare quando la stagione inizia a scaldarsi nel mese di maggio, nel mese di giugno. È proprio così, e per i malcapitati Rhinos si tratta della comparsa dei migliori Guelfi proprio nella partita in cui i Rhinos non avevano l'opzione di perdere, quindi il rischio è che se non succede un miracolo nel secondo tempo i Rhinos diranno addio ai sogni di post season quasi matematicamente. Sono due quarti e 19 punti separano le due squadre. Rhinos avranno la palla all'inizio del secondo tempo, quindi adesso c'è il tempo per voi e per noi di prendere una piccola pausa, dopodiché risintonizziamoci tra un 10-15 minuti perché la partita è ancora viva e i Rhinos dovranno provare a tenere viva la loro stagione.
Ricollegati dal Vigorelli di Milano, sta per finire la pausa tra primo e secondo tempo della partita tra Guelfi e Rhinos. Come vedete da schermo, Guelfi in vantaggio 31-12. Nel corso di un primo tempo dove sono emersi i valori di Firenze, è emersa qualche incertezza da parte dei Rhinos, che dopo aver maturato un distacco che è arrivato fino al 31-6 sono riusciti a segnare un touchdown che perlomeno lascia aperto un piccolo spirale di rimonta. Con me a commentare la partita c'è Matteo Pella, a cui chiedo quanto crede nelle possibilità di Milano di rendere la partita perlomeno più interessante, più combattuta nel secondo tempo. Come sai, io ho un passato nei Rhinos Milano come giocatore e come dirigente, quindi è chiaro che abbia a cuore le sorti della squadra milanese. Quello che sto per dire, comunque loro lo sentiranno solamente dopo, quindi non andrà a influire sicuramente sul loro morale, posto che possa fregargli qualcosa, importargli qualcosa della mia opinione. Non credo minimamente che i Rhinos possano entrare in partita contro i Guelfi Firenze che abbiamo visto oggi. I Rhinos non sono una squadra banale, sono quella squadra, l'abbiamo detto all'inizio, che ha dato filo da torcere anche ai Dolphins Firenze, anche ai Panthers di Parma, che ha perso di uno in overtime contro i Jaguari, che ha perso di uno contro dei Frogs che hanno tirato fuori diversi conigli dal cilindro. Quindi il primo tempo dei Guelfi, che hanno domato e spento ogni mira di vittoria dei Rhinos fino a questo momento, è un primo tempo che parla di una squadra che sta entrando in forma playoff. Mi stanno piacendo tantissimo, tanto quanto non mi avevano convinto fino a questo momento, tanto mi stanno convincendo oggi i Guelfi, perché ripeto, sono contro ad una squadra che non è banale da tenere a bada. Questa è la mia personalissima disamina dopo due quarti di gioco. Primo tempo che ha visto i Guelfi andare in vantaggio, i Rhinos andare a segnare il touchdown del potenziale impatto, poi sono rimasti indietro di un punto e poi i Guelfi hanno iniziato a segnare, hanno sfruttato anche una safety ottenuta da Diego Rinaldi, hanno spadroneggiato tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto, e poi parlavamo di quello scatto d'orgoglio dei Rhinos con McClure, che comunque ha disputato un'eccellente partita per quanto mi riguarda, il loro quarterback, e un Bruno Escobar come ricevitore, che ha segnato due touchdown. Peccato per quella macchia della conversione a due punti non agguantata proprio nel finale del primo tempo, però lo dicevi tu, non sono una squadra banale, i Rhinos hanno giocatori tutt'altro che banali su entrambi i lati del pallone, sono una squadra che è abituata anche a rimontare, però sono d'accordo con te che la differenza la fanno i Guelfi. Se i Guelfi mantengono il livello che hanno mostrato fino adesso, le speranze di rimonta e insieme alla rimonta di salvataggio della stagione per i Rhinos diventano davvero poche. Sì, non c'è null'altro da dire su questo primo tempo se non augurarci che il secondo tempo possa andarvi in maniera più scorrevole, con magari meno penalità e lasciando un pochettino più spazio a una continuità agonistica e di giocate che queste due squadre sono in grado di regalare per far sì che sia almeno uno spettacolo godibile. Credo e mi aspetto che i Rhinos inizieranno ad attingere alle armi speciali, quindi vedremo probabilmente magari qualche quarto down azzardato ma giocato per provare a restare in campo con l'attacco, vedremo magari qualche trick play, vedremo magari un massiccio uso anche in attacco di Dustin Hussainovic, cosa che non abbiamo ancora visto invece nei primi due quarti. Forse vedremo tutte queste cose nel mix partita dei Rhinos sotto la guida temporanea di coach Brian Pariani, ma dall'altra parte sappiamo che per ogni misura messa in atto dai Rhinos ci sarà una contromisura gestita dai Guelfi Firenze, che ripeto hanno lo sguardo sui playoff. Rientrano i ref intanto, è tutto pronto, sarà il piede di Cosimo Camilli, andrà via questo secondo tempo. Ricordiamo che dopo qualche giornata a ranghi ridotti la IFL torna a pieni ranghi per questa giornata numero 9. Stanno giocando le squadre in piena corsa playoff come i Panthers Parma e i Frogs Legnano, in questo momento parità ferma sul 7. Potete consultare comunque su FIDAF TV, sulle statistiche della FIDAF, il risultato di tutte queste partite e delle altre. Domani ad esempio Matteo farà parte della crew del Game of the Week, che andrà a mettere in mostra uno degli scontri al vertice, perché c'è un Dolphins Ancona contro Scorpions Varese da leccarsi i baffi, di cui magari
parleremo nel corso del secondo tempo. Lo scontro al vertice per antonomasia, che ci dovrà raccontare chi in uno scontro diretto in questo momento avrà la meglio, e ce ne sarà molto da raccontare prima, durante e anche dopo la partita. Pronti per il kick-off di questo secondo tempo, palla che verrà consegnata in profondità ai Rhinos Milano. Molto in profondità, perché questo calcio di Camilli raggiunge la end zone dei Rhinos, quindi non c'è tentativo di ritorno per Pulcinelli, giocatore forse un pochino più in ombra rispetto alle grandi prestazioni a cui ci ha abituato nelle prime 8 giornate. Sottoutilizzato oggi, abbiamo visto intere partite in cui McClure to Pulcinelli sembrava quasi essere l'unica opzione dell'attacco. Oggi con il rientrante Romello Bentley abbiamo visto più palloni sul numero 8 che sul numero 4, ma Pulcinelli è ormai una garanzia, l'abbiamo detto, ha tagliato oggi il traguardo delle 50 ricezioni, di cui 49 nelle prime 6 partite, direi che numero che parla da solo. Torna in campo con una formazione compatta per i Rhinos, 2 tight end, 2 ricevitori, quarterback e Savoia, che non riceve l'end-off perché questo è un lancio per Escobar, che litiga ancora con il pallone. Bello però il matchup con Pascolo, che si è riproposto per tutto il primo tempo. Palla non facile, Escobar che forse ha rallentato leggermente la corsa con paura di ricevere poi il pallone fuori dal campo, palla che era proprio posizionata sul filo della sideline e molto molto tesa, direi. Non metterei proprio la colpa sul ricevitore numero 11, palla non facile, tra l'altro con poco angolo, quasi una palla totalmente laterale, quindi... vediamo il secondo e 10 senza gettare accuse. Di nuovo 2 tight end in campo, questa volta i ricevitori sono entrambi sulla destra di McClure, che si gira, finta consegnato per Savoia, scandaglia il campo a tempo, il tempo poi finisce quando arriva Lorenzo dalle piagge a mettergli pressione, e allora saggiamente McClure mette la palla fuori. La disciplina, la pazienza, la preparazione di questa partita della linea di difesa dei Guelfi è uno dei fattori che sta facendo la differenza. Abbiamo visto McClure andarsi a cercare glorie sulle sue gambe in scramble, ma non lo abbiamo ancora visto prendere il largo, se non solo su una giocata che poi non è neanche valsa la chiusura del down nel corso del primo quarto. E intanto una flag, perché sarebbe brutto non ripartire senza questi inframmezzi. 12 uomini in campo, attacco, 5 yard di penalità. Certo che per la seconda Rhinos volta questa se la sono cercata, qui non è una discrezione degli arbitri, è un dato oggettivo. No, che ci fossero 12 yard, sono d'accordo con te che le partite sono più godevoli quando scorrono, anche le squadre però dovrebbero contribuire a facilitare il lavoro arbitrale. Quando ironizzo sulla flag, non ironizzo sul, non voglio stigmatizzare sul fatto che l'arbitro abbia voluto tirarla, ma quanto che le due squadre, una delle due squadre, se non tutte e due contemporaneamente, abbiano fatto, ci abbiano messo del gran loro proprio per interrompere il flow di gioco con una penalità, 12 uomini in campo, che è del tutto evitabile. 11 uomini in campo, palla lunga per il numero 4 Pulcinelli, chiuso tra Pascolo e Zucchelli, l'hanno chiuso davanti e dietro. Palla con poche speranze da parte di McClure, e se facevamo affidamento su questo primo drive offensivo, direi che i Rhinos, anche per colpe loro, non sono riusciti a capitalizzare. Anche se vedo un'altra flag in campo, Matteo. Ah, giusto, la davo quasi per scontata. No, a parte gli scherzi, non sappiamo. Però flag che sembra essere ritirata. Giocatori ineleggibili, no. A fondo campo, attacco numero 4. Penalità declinata, quarto down. Flag sarebbe andata contro i Rhinos, naturalmente la viene declinata. Con Pulcinelli che era ineleggibile per lo schieramento, probabilmente non era in linea di scrimmage, non era sulla linea, ma il suo posizionamento iniziale ha fatto sì che venisse chiamata questa penalità. Quarto e 15, Rhinos costretti al punt, in posizione scomodissima e rischiosa. Posizione piuttosto scomoda, è posizione invitante invece per un ritorno di De Luca, che è pronto a centrocampo. Non ci sarà neanche bisogno del ritorno, perché si va per la seconda safety in un tempo e 40 secondi. Questa peggiore direi della seconda per la dinamica, Matteo.
Sai, Reynolds nell'aftermath, nell'analisi post-game, dovranno cercare di capire come sia stato possibile per loro mettere in campo la peggior prestazione di stagione nella partita in cui erano totalmente a pieno organico, infermeria svuotata, 4 settimane che non giocavano, e nella partita in cui dovevano, erano costretti a fare meglio. Forse proprio il peso di questa prestazione, il peso specifico di questa partita, ha imballato gli ingranaggi dei padroni di casa qui oggi al Vigorelli. 4 dei 33 punti segnati dai Guelfi sono stati concessi dai Rhinos in situazione di safety. Nel primo tempo grande giocata di Diego Rinaldi su Manuel Savoia, qui in situazione di special team qualche problema con lo scambio da long snapper a punter. Qui invece sarà Sarra con il numero 47 ad attivarsi per il kickoff. Pubblico silente, perché quella grande occasione per i Rhinos di accorciare non è arrivata. Al contrario, 2 punti in più per i Guelfi, che ora ripartiranno dopo che Mibelli lascia scorrere il pallone lungo la sideline con una flag, però perché il calcio non ha rispettato la procedura corretta. Comunque, sì, la palla arriverà. Ci sarà una calciata nuovamente da Sarra, quindi vedremo se kick questa volta Mibelli o Casati campo andranno a ritornare. Rhinos numero 47, 5 yard di penalità dal punto precedente, si calcia. E quindi calceranno da 5 yard più indietro, quindi dalle 15 yard, con il kicker ormai consolidato titolare dei Rhinos, Sarra, con il numero 47, dotato di una gamba abbastanza potente, che a tratti ha avuto qualche problema invece in fase di field goal o di extra point. Vediamo se riuscirà a spedire il pallone in profondità. Calcio era stato indirizzato verso destra in precedenza. Sarra qui schiaccia di nuovo il pallone, arriva Bartoccioni, non è un ricevente positivo per i Rhinos perché è pericoloso palla in mano. Convergono però le maglie arancioni sul numero 86 di Firenze che inizierà dalle 39 difensive dei Rhinos. Sì, optano per una sorta di squib kick, un calcio rasente il terreno, che però appunto finisce nelle mani di Bartoccioni, mani particolarmente educate, non pasticcia con l'ovale e guadagna anche qualche yard dal punto di ricezione. Guelfi, che adesso probabilmente cercheranno di archiviare la pratica già in questo primo drive. E dovranno farlo molto probabilmente senza Andrea Fimiani, che grazie alla nostra regia abbiamo scoperto avere una borsa di ghiaccio sul ginocchio insieme ad altri problemi fisici. Fanno propendere coach Jeremy Mays per l'utilizzo di Ryan De Luca, numero 13 import, che vedete qui riceve il pallone, fingere un consegnato esterno, invece correre, sfruttare il blocco di Bartoccioni, guadagnare una dodicina di yard, comunque un quantitativo di yard sufficiente a convertire il primo down, muovere la catena e portare i Guelfi molto vicini alla red zone avversaria. Agguantato per la maglia da Banfi, cosa che a differenza del calcio si può fare, quindi Banfi riesce a rallentarlo quel tanto che basta per poi portarlo a terra ed evitare che si involasse fino alla zona di meta. Qui De Luca non può andare da nessuna parte, perché si è visto bene lo stesso Banfi. 2 giocate, una riparatoria, invece questa col punto esclamativo per penetrare nel backfield e mettere a segno un bel sec. Sai che, Matteo, secondo me gli avversari dei Guelfi faranno molta attenzione ai due sec, questo e a quello di Usenovic, che arrivano da 2 defensive back, perché questi attacchi in blitz pochi istanti prima dello snap non sono stati presi dalla difesa dalla linea offensiva di Firenze ma che qui ci lavoreranno anche i coach di Firenze, senza dubbio. Qui ancora Bartoccioni a aprire la strada per De Luca, volenteroso e efficace il suo tentativo di riguadagnare almeno una parte delle yard perse con i sec di poco fa. Resterà comunque un terzo down non molto agevole per la squadra ospite, che chissà, potrebbe anche armare il calcio di Camilli per aumentare ulteriormente il divario con gli avversari. C'è prima da giocare però un terzo down, terzo e 8, si girano verso la sideline a raccogliere lo schema, dopo Bartoccioni a conferenza con De Luca per fasarsi sugli ultimi dettagli, pronti allo snap. Con De Luca che rimane quasi frizzato al centro della tasca, paga questa esitazione perché i Rhinos stanno veramente mettendocela tutta a livello difensivo e stanno anche provando a coinvolgere il pubblico. Abbiamo visto Banfi poco fa
coinvolgere gli spettatori, insomma, la situazione è molto difficile, però la difesa dei Rams vuole far sudare questa partita fino alla fine agli avversari. Eh sì, qui intervengono Banfi e Faoro in tandem per chiudere l'azione di Ryan De Luca, che però resta dentro con l'attacco per questo quarto e undici, che potrebbe diventare un terzo e sei perché c'è stato qualche movimento sospetto. Andiamo a vedere come cosa succede con De Luca, che mette la palla per aria. C'era Restelli, era una free play. Questa free play che è stata interpretata come tale da De Luca, credo sia un altro problema di tempismo sullo snap da parte della difesa di Rams. Offside, difesa numero 14, c'è un fazzoletto rosso, ma non mi risulta che ci sia facoltà di chiamare challenge nella IFL, cosa che invece vedete quando seguite le partite sulla NFL. Però c'è proprio un fazzoletto rosso che non ho capito da dove provenga o che appartenga a parte dell'equipaggiamento, che esatto, sono in bianco rosso. Può essere oggi un guanto, probabilmente. Può essere... sembrerebbe di sì. Ah, il guanto di De Luca che se l'è liberato perché probabilmente gli dà fastidio in fase di controllo del pallone. Bravo Matteo a cogliere questo dettaglio. De Luca si va a giocare il quarto down con una palla profonda per l'altra ricezione, la prima di Nibelli, touchdown, battuto Faglietti e ennesima giocata di alto livello per i Guelfi. Si dice nella ristorazione, nell'hotelleria, servizio in guanti bianchi, invece qui Ryan De Luca il guanto rosso se lo toglie per registrare il grip sul pallone, la sensibilità e mettere in aria una traiettoria precisa nell'angolo lontano per l'ennesimo touchdown dei Guelfi. Gran palla di Ryan De Luca, che in questo momento non sta facendo per nulla rimpiangere l'assente Andrea Fignani. Eh sì, bella certezza per i Guelfi avere una rotazione convinta tra i due. Grande palla, grande anche la recensione di Mibelli, giocatore su cui insistono tanto, ci credono molto i Guelfi, e che qui si è fatto trovare pronto sul pilone posteriore della endzone. Camilli chiamato in causa a ripetizione oggi, non sbaglia ancora il numero 3 e quindi sarà 39 a 12 Matteo. E direi che questa volta non sarai smentito dal 40-12, chiedo scusa, non sarai smentito nella tua previsione del primo tempo. Chiaramente a me spiace non essere smentito per due motivi. Primo è la godibilità in sé della partita, che anche per chi ci segue è chiaro che le partite tirate sono molto più fruibili, molto più divertenti. E poi perché i Rams anche quest'anno purtroppo devono dire addio anzitempo agli obiettivi che a inizio campionato erano abbastanza chiari: una campagna acquisti sicuramente generosa, un consolidamento del coaching staff, un quarterback che ha saputo interpretare la squadra che aveva a disposizione, a mio avviso in maniera egregia. Tutto ciò non è bastato, ma non è oggi che i Rhinos mancano l'appuntamento dei playoff. Devono andarsi a riguardare le occasioni perse partire dalla prima di campionato, Kickoff Classic contro i Jaguari Torino. Hai anticipato la mia osservazione, sono completamente d'accordo. Non era questa la partita da vincere per i Rhinos. Camilli con un calcio potente che tocca terra nella endzone dei Rhinos. Che dire, Matteo, l'anno scorso, nonostante l'infortunio del quarterback all'inizio stagione, nonostante una squadra meno competitiva di quelli di quest'anno, i Rhinos sono riusciti ad agguantare i playoff. Paradossalmente quest'anno, quando le condizioni c'erano, secondo me, per ambire anche qualcosina di più di un'uscita in wild card, la squadra non è riuscita ad essere presente nei momenti decisivi delle partite. E di nuovo non parliamo di questa, ma delle altre due o tre che abbiamo già menzionato, in cui il margine è stato risicatissimo e i Rhinos hanno perso. Credo che l'unica attenuante che possano addurre, che ripeto però fa assolutamente parte del gioco, però la componente di non esagerata, non eccessa fortuna, sta nel non aver avuto a disposizione per un po' di partite Romelu Bentley. È l'unica attenuante che possono chiamare in causa i Rhinos, che è veramente troppo poco per spiegare e giustificare questo mancato obiettivo della post-season. Recensione numero 51 per Pulcinelli, l'abbiamo detto oggi meno in vista rispetto ad altre partite, però appunto a ulteriore riprova della forza di questa squadra, non ha ricevuto palla Pulcinelli perché la palla l'hanno ricevuta Escobar e Bentley, che sono ricevitori di altissimo livello in questo campionato. Secondo e 5, Retta McClure davanti Insom, una palla eccellente, davvero eccellente per Brambilla.
Brambilla è un altro giocatore che si è trovato in ottimo sincrono con McClure durante la stagione. Adesso noi diamo per spacciati Rhinos, poi sicuramente andremo a capire che per una qualche situazione in classifica Wolves la matematica ancora non li condanna, e ci mancherebbe, per carità, le partite vanno giocate tutte fino alla fine. Proseguo del calendario per i Rhinos, non è sicuramente facile a livello di avversarie dirette, e credo invece che quelle che sono in corsa con loro per il posto ai playoff abbiano delle chance leggermente più abbordabili. Potremmo sbagliarci, non prendete la nostra sentenza come una cassazione, ecco. Potremmo approfondire più tardi, ora dobbiamo tenere gli occhi in campo perché McClure mette in moto le gambe, guadagna 5 yard, se ho visto bene, in questa situazione di gioco. Eh sì, Matteo, ci sono al momento, senza considerare il risultato di questa giornata, 4 squadre con il record di 2-4. Con tutte queste i Rhinos dovranno andare a trovare vari incastri, però i Rhinos si vanno a giocare una partita a Varese all'ultima. Ecco, magari Varese potrebbe avere già ottenuto tutti gli obiettivi stagionali, però comunque... Tu conosci il coach di Varese, eh? Secondo te la vedo piuttosto tira indietro il piede dall'acceleratore solo perché ha già... No, scordatelo. Stavamo provando a considerare gli scenari di una possibile qualificazione playoff per i Rhinos, che qui comunque avanzano lungo il campo, convertono con Ghiè questo primo down, questo secondo down, porta un primo e 10 all'altezza della metà campo. Piano piano si sono tolti da una situazione scomoda i Rhinos e stanno guadagnando yard, quasi pronti a superare la linea di metà campo. Eh sì, e anche loro adesso affrettano un pochettino le operazioni del gioco, anche perché il cronometro inizia a diventare un fattore dovendo rimontare così tanti punti. 5 ricevitori fuori per i Rhinos. McClure che ha tempo e spazio per andare a cercare Bentley con la palla deviata da Fanny, agguantata da Lynch. Buonanotte, grande giocata qui, Matteo, da parte della difesa di Firenze. Grandissima giocata, perché Bentley era sostanzialmente ingabbiato, lo vedremo nel replay, tra tre giocatori che gli chiudevano, che lo contenevano. C'è stato infatti il modo di andare per il pallone e poi Lynch ha fatto il resto. Intercetto che suona come the last nail on the coffin, l'ultimo chiodo nella bara, paragone un po' macabro che mutuiamo modi di dire americani. E questo però sembra proprio l'addio alle armi per i Rhinos in questa partita. Guelfi che adesso cominceranno probabilmente anche a gestire il cronometro in maniera diversa, anche se manca ancora una infinità. E lo sanno fare bene, lo sanno fare soprattutto quando la palla arriva a Cosimo Casati, che qui, altro che far correre il cronometro, si invola verso la endzone avversaria, va a segnare e abbiamo sforato i 40, siamo a 46 punti. Questa forse è la vera resa della squadra di casa. Ah, 46 punti, pensavo stessi parlando di chilometri all'ora di Cosimo Casati, perché ha fatto attivare tutti gli autovelox qua in zona fiera, perché è passata una velocità assurda. Lui che non è dotato di leve lunghe, ma le fa girare a una velocità esagerata. Cosimo Casati che nel varcare la linea di meta fa un po' uno spike del pallone, mi meraviglio che quel pallone sia ancora intero, festeggia e ne ha tutte le ragioni. Casati in questa forma è importante ed è quello che è mancato secondo me. Ci mettiamo dentro anche Bartolaccioni, sì, che ha segnato un touchdown l'anno scorso. Per i numeri che mettevano, guardavi le statistiche e ti chiedevi se i Guelfi non avessero 5 import, perché il rendimento era proprio da americano. Se ritornano questi giocatori a questi livelli, mentre vediamo Camilli depositare il pallone tra i pali, ecco che Firenze torna alla Firenze minacciosa che abbiamo sempre visto negli ultimi 2-3 anni. Come ti ho già detto nel corso del secondo quarto, Casati partitona, sinceramente adesso anche con questa palla. E intanto gli arbitri ci raccontano che si entra in regime di running clock, ovvero essendoci un divario superiore ai 35 punti tra le squadre, il tempo viene fatto scorrere e non si parla più di un tempo semi effettivo come nel regime normale. Quindi partita che, finché rimane sopra i 35 punti di scarto, è destinata a esaurirsi in maniera più veloce rispetto al solito. Dicevo che con questo touchdown che vediamo adesso nel replay di Casati, io inizierei a mettergli una mano sul titolo di MVP della partita, perché ha fatto veramente la differenza in troppe, troppe occasioni. E poi è stato veramente chiamato in causa a ripetizioni. Vedremo poi quando il reparto statistiche della FIDAF pubblicherà il suo referto, però tra ricezioni, tra ritorni di kick-off, le corse che chiaramente sono la specialità della casa,
piccolo numero 32 ha avuto un impatto gigantesco su questa partita. Aspetta che ora riprenderà col kickoff di Camilli, forse secondo solo a Casati per impiego in questa partita, perché è stato chiamato a calciare tanti extra point, tanti kickoff come questo che arriva nelle mani proprio di Pulcinelli, lo riporta fuori dalla endzone, cerca un varco, non lo trova perché Firenze non ha ancora abbassato il grado di intensità. Vedete come festeggiano i giocatori dello special team. Adesso Firenze ha una posso dire, credo che anche loro fossero consci che fino a questo momento, fino alla partita contro i Vukovi di Belgrado, si sentivano addosso la reputazione della squadra che manca qualcosa, non ci siamo, difficilmente arriveranno in fondo come l'anno scorso. Beh, se la sono scrollata di dosso in queste ultime due partite con due grandi colpi, e quindi queste esultanze che vediamo non sono tanto per il 47-12 di adesso, la partita è finita da un pezzo, sono la sensazione di essersi proprio scrollati di dosso quella aura di squadra che vince ma non convince. D'altro, faccio questa riflessione così leggera in questo momento di partita. Anche l'anno scorso i Panthers esordiscono con una sconfitta proprio qui contro i Rhinos, sì. Tra l'altro non convincono del tutto nelle prime giornate, e tutti, io compreso, dire Panthers di quest'anno non sono più quella cosa lì. E poi invece metti una vittoria dopo l'altra, integri i nuovi import, recuperi magari degli infortunati e arrivi quando conta davvero, perché hai fasi finali della stagione regolare, la Coppa Europea, arrivi nella tua miglior versione e poi i playoff. Io sono una squadra che onestamente non vorrei incontrare. Assolutamente d'accordo con te, Alberto. McClure ancora in campo, non abbiamo visto Ravenines, resta il titolare, scarica per Ghiglie. Cos'è che dicevamo, Matteo, sull'intensità dei Guelfi? Che è sempre col manettino attorno al 110%, qui a farne le spese è Ghiglie, che subisce un placcaggio particolarmente feroce, sebbene ampiamente all'interno di quanto consentito dal regolamento. Portato da Jim Nimskov, sì. Quest'anno l'abbiamo visto un pochino meno impiegato, ne ha tratto vantaggio Piaggio, che invece l'anno scorso giocava meno, quest'anno è più presente. Sono ora loro due i linebacker, perché Rinaldi è fuori dal campo, direi che ci sta, è arrivato a questo momento la partita a far riposare qualche titolare difensivo. Sì, concordo con te. Vediamo McClure. McClure che sente la pressione, la evita in modo piuttosto pericoloso ma sicuramente efficace, va a cercare Bentley sul profondo, la ricezione sembrava esserci in un primo momento, poi dire, Matteo, che qualcosa è andato storto, e speriamo che Bentley non sia fatto male. Tra l'altro sì, sempre pericolosi tra l'altro i contatti con la parte esterna del campo qui al Vigorelli, perché il fondo non è così ammortizzato come invece è il sottofondo della parte interna del rettangolo di gioco effettivo. Bentley rientra in campo, si tira una mano, un dito, forse ha preso un colpo, però sembrerebbe in grado di proseguire. È andato molto vicino a fare una ricezione fantastica, vediamo nel replay, palla sbracciata in aria da McClure, anche precisa, e si poi scivola. Ha dovuto saltare Romello Bentley e quindi non ha più trovato contatto con i piedi, col terreno di gioco, per validare la ricezione. Era ottima come sempre la copertura di Dejon Lynch, uno degli import più esperti di questo campionato, la sua terza stagione anche lui con la maglia di Firenze, visto male in diverse partite. La partita qui con i Frogs assolutamente non aveva convinto, invece oggi sembra totalmente rientrato in clima playoff anche lui. E Lynch, dicevamo, un membro chiave di questa squadra, primo anno, tanti infortuni, hanno vinto comunque anche grazie alle sue prestazioni in finale, poi ha voluto rimanere lo scorso anno dove ha giocato di più, ha giocato di più anche in attacco, e si vede che a Firenze si vive bene, perché ha deciso di proseguire per una terza stagione la sua esperienza in maglia Guelfi. Adesso che a Firenze si vive bene, mi sembra. Lui della Louisiana, sicuramente ha studiato in Louisiana. E sì. Allora, diciamo che da un punto di vista di gusto estetico, siamo un pezzo avanti, probabilmente. E il clima, anche la canicola estiva dei giorni più caldi di Firenze, è più sopportabile se arrivi dal Bayou della Louisiana, che regala temperature
ben oltre 40 gradi e umidità costante alla follia, quindi sicuramente Firenze offre a tanti giocatori americani un buon ritiro dove passare più di una stagione a giocare a football americano. A proposito di import, non dimentichiamoci che solo per tre partite quest'anno i Guelfi hanno avuto il loro terzo, perché De Luca non ha bisogno di presentazioni, direi che ha cementato il suo ruolo come giocatore di impatto, non parliamo nemmeno di Lynch. Dobbiamo ancora vedere la Bella inserito nelle rotazioni offensive di questa squadra. Eh sì, perché non abbiamo fatto menzione timidamente a inizio di partita, la Bella non ancora disponibile, quindi un'arma particolarmente interessante ancora da aggiungere al mix di questi Guelfi Firenze. Guelfi Firenze che si fanno largo lungo il campo, portata non per Casati per una volta, ma per Matteo Bellesi. Anche qui un po' di rotazioni, Matteo, sono assolutamente logiche. Vediamo ancora Fimiani, lo vediamo a bordo campo ancora vestito, ma impossibile rivederlo in campo. Hanno anche tanti, hanno un certo settore giovanile, hanno tanti giocatori giovani che possono trovare anche esperienza, accumulare esperienza in questi scampoli di partita. Assolutamente fondamentale capitalizzare anche le opportunità che una partita che ormai ha perso, diciamo, di senso, facendo appunto fare esperienza. La palla è per Bartoccioni, uno che di esperienza ne ha già parecchia, la forza è sempre quella. Quattro giocatori in maglia Rhinos lo atterrano. Se il tempo continua a scorrere, siamo arrivati alla fine del terzo quarto praticamente, Matteo. Sì, 13 secondi che scorrono, quindi palla che probabilmente verrà rimessa in gioco invertendo il campo, a meno che i Guelfi non siano più veloci della luce nel riprendere il gioco, ma sembrano essersi avveduti del incombere del cronometro che ci dice che fine è finito quarto, il terzo quarto. Si cambia campo. Fine terzo quarto, 47-12, punteggio estremamente rotondo, sono 35 punti di scarto, per questo che vedete il tempo continuare a scorrere, lo ricordiamo, siamo in regime di running clock. Matteo, continuiamo a parlare di Guelfi, poi magari facciamo il giro sui Rhinos. Abbiamo giustamente elogiato tutto quello di buono che ci hanno fatto vedere oggi, a fare un pochino gli schizzinosi. Dove andresti a puntare il dito per vedere quelle due o tre cose che si possono sistemare? Allora, ti direi che la linea d'attacco ha bucato qualche occasione, l'hai detto tu, quei due blitz, quello di Banfi e quello di Husseinovic, non si sono saputi aggiustare su quelle due chiamate che erano un po' irrituali, diciamo così, due chiamate non proposte con costanza dalla difesa dei Rhinos, ma messe lì come elemento speciale, non si sono saputi adattare e non hanno dominato una linea difensiva che fisicamente chilo per chilo gli è inferiore. Aveva anche un adattamento perché è orfana di Romanò, quindi con Ongari che non poteva coprire la parte interna ma ha dovuto occuparsi dell'esterno. Forse direi la linea d'attacco, ecco, il reparto che secondo me ha girato meno bene. Assolutamente, anche se consideriamo i problemi di snap in questa partita non sono costati, proprio perché Casati, mentre qui vediamo Bellesi portare il pallone, Casati, ricordiamoci, in un momento in cui la partita era ancora in bilico, si è inventato su uno snap problematico dei Guelfi la giocata che poi la partita l'ha chiusa, però avrebbe potuto girare in senso opposto, quindi anche tra i blitz che dicevi tu e problemi di snap qualcosa da sistemare lì sicuramente c'è per i Guelfi. Sì, allora abbiamo visto la stessa partita. Mi piace quando vai così in profondità e vuoi andare a cercare appunto il pelo nell'uovo, fare un pochettino un po' di critica, passare al setaccio una squadra che sta portando a casa una partita sostanzialmente in carrozza. Ripeto, avversario dall'altra parte non banale e essersi sbarazzati della pratica Rhinos con un così ampio. Intanto il pasticcio. A proposito di snap. E qui De Luca rimedia anche un bel colpo, sì. Figlio di una situazione di gioco appunto che non dovrebbe, che non è come dire inclusa nel manuale, lui che cercava di recuperare un pallone piegandosi, protendendosi in avanti, lì è chiaro. Andiamo a rivedere lo snap un po' alto, poi la palla viene colpita da Bartoccioni che stava andando a fare il suo mestiere di bloccatore. Dovrebbe riemergere Ongari con la palla in mano, no, i ref hanno dato palla e possesso mantenuto per Firenze. È un quarto e nove. Quarto e nove gestito ancora da De Luca. Bella traccia di Camilli che si sdoppia.
lui che ha calciato per tutta la partita. Qui l'andiamo a rivedere, ha corso una traccia eccellente che ha liberato spazio all'interno che nessuno si aspettava. Lui la corsa praticamente indisturbato e poi è andato lui a cercare sostanzialmente contatto col difensore, ma tenendo la posizione di vantaggio rispetto alla traiettoria del pallone. Si è vista meglio in presa diretta per quanto ci riguarda, sì. L'ottima traccia di Camilli. A proposito di giocatori che hanno bisogno di accumulare snap, Camilli gioca già i suoi snap in special team, però sta facendo vedere le cose interessanti anche come ricevitore. Anche lui giocatore interessante e aggiunge un pezzo di esperienza al suo minutaggio anche in posizione da receiver, in cui è nuovamente schierato nella parte alta del vostro teleschermo. De Luca però questa volta dalla palla a Bellesi, un altro giovane che trova spazio, trova opportunità e va a portarsi a casa una bella soddisfazione con questo touchdown, l'ennesimo della partita di Guelfi. Fanno quasi fatica i tifosi fiorentini ad esultare, pubblico ammutolito sia nella fazione nero-arancio che nella fazione invece gigliata. E c'è veramente, sì, diciamo, troppo facile esultare, e ciò non toglie nulla alla validità della conduzione anche di questo drive da parte dei Guelfi Firenze. Assolutamente. Camilli qui torna nei suoi panni più canonici di kicker. Corradossi come holder era in campo anche lui come ricevitore nell'azione di poco fa. Andiamo a vedere se impreziosirà anche con questa segnatura. Lo fa Camilli, una prova perfetta da questo punto di vista. Matteo, io farei il giro dall'altra parte adesso. È stato inevitabile menzionare tanti aspetti negativi e tante cose che non hanno funzionato per i Rhinos, però visto che la stagione, appunto, al netto di accoppiamenti finali, però sicuramente non è stata all'altezza delle aspettative, questo lo possiamo dire senza timore di smentita, ti chiedo invece due o tre cose che, insomma, i Rhinos possono portarsi dietro, di cui possono fare tesoro per presentarsi in una versione migliore nella stagione 2025. Faccio fatica perché diciamo che l'insuccesso, l'obiettivo mancato di questa stagione è difficile da spiegare. Forse non sono stati in grado di integrare, amalgamare tutti gli innesti nuovi, potrebbe essere una versione. Forse i più giovani stanno crescendo a un ritmo più lento o troppo lento rispetto a quanto previsto, o troppo lento rispetto a quanto necessario alle ambizioni di sviluppo di questa squadra. Anche un ampio rimescolamento nel coaching staff non ha probabilmente portato quello sviluppo che si cercava, anche attraverso, appunto, l'aggiunta di coach con pedigree, con curriculum e con esperienza. Però sono molto incerto in quello che dico, perché si fa veramente fatica dall'esterno, è più facile giudicare, certo, una partita che non tutte le dinamiche di una stagione, quando non vivi gli allenamenti, quando non vivi lo spogliatoio. Le hanno provate tutte, sicuramente lo sforzo organizzativo ed economico, anche l'aver coinvolto, seppur solo temporaneamente, un coach come Pariani, racconta di una dirigenza che è sempre disponibile e proattiva a fare anche sacrifici per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Tante cose non hanno funzionato, faccio veramente veramente fatica, lo senti anche dalla mia, qui anche questo tackle for loss che vede Savoia perdere 6 yard fa parte di una partita in cui ormai i Guelfi sono un leone e i Rhino sono un pulcino bagnato. Ribalto a te la domanda, perché io ho fatto veramente fatica a rispondere, sono molto meno sicuro rispetto al mio stile che mi vede abbastanza spesso lanciarmi in una sentenza pronto a essere smentito, a essere dalla parte del torto. Tu come la vedi? Ma dal punto di vista di quello che mi porta dietro, secondo me i giocatori sono interessanti, un Pulsinelli, un Escobar, c'è un core, lo stesso McClure è un quarterback di buon profilo. Qui vediamo invece Ravenines che è entrato in campo in questi scampoli finali, però dei giocatori su cui fare affidamento. Abbiamo parlato anche di un left tackle di stazza e di prospettiva. Io a livello di roster vedo una squadra comunque innegabilmente migliorata.
tenere anche un Claudio Nicola l'anno prossimo ti permette di approcciare l'anno prossimo, vedremo se poi Nicola deciderà di restare in Rhinos, però se vado a vedere il roster tra i giovani e i veterani trovo un gruppo da cui ripartire con tutto quello che a livello organizzativo, tecnico, di coaching c'è attorno a una buona stagione per una squadra di football, perché non bastano i grandi nomi, mentre qui vediamo Ines atterrato. Dico la mia, se dovessi ripartire da questo roster io, considerato che ho un Pulcinelli, un Brambilla, un Escobar, io sacrificherei un import come Romello Bentley per puntare su un running back di grande spessore, perché un running game in grado di condizionare le difese avversarie è una delle cose che è mancata a più riprese e in più partite. Orfani di Bentley, che comunque oggi per esempio non è mai stato schierato come portatore di palla, con un running game affidato a un Savoia che personalmente non mi ha convinto, forse non si è trovato nelle condizioni migliori per esprimersi, ma sicuramente non un giocatore che ha cambiato i destini del running game dei Rhinos. Dietro un Nuzzi che oggi non abbiamo avuto modo di vedere, sinceramente non abbiamo, non sono filtrate informazioni sul perché, e un terzo, una strenza stringa di QB che è Gerges, un giocatore utile ma difficilmente che può portare sulle sue spalle un intero, non puoi fare perno su di lui per il tuo gioco di corsa. Ecco, io sacrificherei Bentley se devo andare sulla profondità del gioco di passaggio. Escobar, Brambilla, mi gioco i miei che sono Pulcinelli, sono dei 5 stelle lusso tra i ricevitori italiani, e porto a casa un running back coi controfiocchi. Sarebbe interessante, anche perché comunque la ratio del team building, diciamo, di quest'anno di Rhinos è stata quella, perché è arrivata fisicità sia in linea Lodovichi, tra l'altro non l'abbiamo menzionato ma è un ex della partita perché ha giocato con i Guelfi, da quest'anno ha giocato ai Rhinos, vediamo una bella corsa sempre da parte di Bellesi. Dicevamo, sono giocatori interessanti e fisici sono arrivati, poi magari non sempre questa fisicità si è riproposta in campo, però la tua, cioè, è interessante la tua analisi, perché andrebbe appunto in direzione di una squadra che cerca più fisicità, più muscolarità rispetto a quella che ha mostrato nelle ultime stagioni. Poi se dobbiamo sostenere, ed è assolutamente sostenibile, il fatto che il roster dei Rhinos avrebbe giustificato tutt'altro risultato, allora lì devi andare a cercare qualche responsabilità o qualche variabile da gestire diversamente a livello di coaching staff. Io personalmente, nella mia esperienza nella IFL, non dagli spalti ma da dentro al campo, sono sempre un grande fan del coinvolgimento di un head coach americano con esperienza che coordini tutto il resto del coaching staff, perché un coach professionista americano ha sempre, a mio modo di vedere, una profondità, una capacità di lettura delle situazioni, di risoluzione dei problemi che faccio fatica a ritrovare nel panorama dei coach italiani, che è fatto di coach appassionati, competenti, dedicati, ma che non nascono in questo sport, perché non è sostenibile una carriera da coach in Italia nel football americano, è uno dei limiti di uno sport che è ancora così, se vogliamo, di nicchia. Quindi io sono un grande fan del coinvolgimento di un head coach americano, però ripeto, è un mio pensiero, lascio che gli altri facciano le loro scelte, tragano le loro conclusioni. Tanto va portare palla ancora Bellesi, coinvolto in questi scampoli finali. Manca davvero poco, Matteo. Consideriamo un attimo il percorso dei Guelfi, perché ci sono delle implicazioni interessanti. Domani sarà il partitone, in Game of the Week, tra Dolphins e Scorpions, che i Guelfi guarderanno con particolare attenzione, perché quel risultato, il risultato di quella partita, potrebbe rimettere i Guelfi in lizza addirittura per il primo seed. Perché se dovessero vincere i Dolphins, gli Scorpions andrebbero a una sconfitta, e quindi ci sarebbe la possibilità, se i Guelfi vincono anche contro i Dolphins, ve la faccio breve, di 3 squadre piazzate a 7-1 di record alla fine della stagione. A quel punto non conterebbe più il risultato degli scontri diretti, il tiebreaker, ma la classifica avulsa con la differenza di segnature, differenza punti nelle partite contro le avversarie, e in quel caso
soprattutto in caso di una vittoria netta contro i Dolphins, i Guelfi potrebbero piazzarsi primi, così poi come potrebbero piazzarsi i terzi, perché sarà tutto molto caotico nelle fasi finali di questa stagione. E questo riflette questo finale totalmente incerto con mille scenari che si possono incastrare a seconda di come finiranno gli scontri diretti, riflette l'andamento di un campionato che ci ha regalato una serie di partite con capovolgimenti di punteggio, con finali al cardiopalma, con upset, che ha reso ancora più facile arrivare fino a questo punto nella stagione. E siamo solo all'inizio, perché è adesso che la stagione entra nel vivo, fasi finali e poi playoff. E tutto questo siamo stati molto contenti di averlo portato nei vostri salotti attraverso gli schermi di DAZN. Eh sì, preparatevi, perché la stagione calda inizia adesso. Tante partite anche in questa giornata da non perdersi, non parliamo poi delle fasi finali, delle fasi playoff. Quindi prosegue la cavalcata dei Guelfi, che vincono 53-12. Vincono 53-12 questa partita contro i Rhinos, proseguono il loro cammino immacolato dopo la sconfitta in week 1 contro gli Scorpions. Lato Rhinos invece, sconfitta pesante nel punteggio e nelle implicazioni, ne abbiamo parlato, Matteo. Oggi c'è stata davvero tanta differenza tra le squadre e poca competizione, tolto forse il primo quarto. Il primo quarto ci aveva illuso, anche se in realtà ci aveva semplicemente dato conferma che i Rhinos avrebbero le carte per stare in queste partite su questo palcoscenico. Poi qualcosa si è rotto, probabilmente a livello mentale. Va detto che i Guelfi di oggi sono probabilmente la migliore squadra che i Rhinos abbiano affrontato fino a questo momento in campionato. Guelfi rientrano prepotentemente, a mio modo di vedere, nel novero di quelle che hanno reali chance di mettere le mani sul trofeo, sul Johnny Colombo Trophy. Ad Ancona, secondo me, avranno osservato questa partita con un filo di tensione. Già, 29 giugno sarà la data della grande partita finale per sapere chi andrà a giocarsela. Non perdetevi gli altri appuntamenti di FIDAF TV su DAZN, le partite di questo fantastico campionato. Potrete trovare il nostro Matteo Pella domani a Varese per la partita di cartello tra Scorpions e Dolphins. Io per il momento vi saluto. Matteo, tu sarai in compagnia dei nostri telespettatori anche domani. A domani, sempre su DAZN. Ah, sì, ehi!